Buongiorno a tutti e benvenuti. Mi presento, sono Lianna D'Amato, coordinatrice per la regione Piemonte di Wikimedia per l'anno 2023. E, ringrazio tutti per essere qui presenti. Oggi parleremo di libertà di panorama, del libero riuso delle immagini e scopriremo finalmente i vincitori del concorso di Wikilove Monuments Piemonte Valle d'Aosta. Giusto due parole introduttive. Wiki Loves Monuments è un concorso, un concorso a livello mondiale che si occupa di coinvolgere fotografi professionisti amatoriali con lo scopo di documentare e valorizzare il patrimonio culturale del mondo. E queste immagini vengono poi caricate su Wikimedia Commons, una piattaforma che contiene dei file multimediali da cui Wikipedia, ad esempio, estrapola le immagini per popolare l'enciclopedia Libero Online. Quest'anno i protagonisti del concorso, a livello di tematica, diciamo così, sono stati gli edifici religiosi. Volevo dare giusto qualche numerica, poi durante la mattinata se ne parlerà in maniera più approfondita da persone professioniste che sanno molto più di me su questo. Quindi ogni anno lo scopo è quello di coinvolgere più persone ed ottenere sempre più foto. Quest'anno a livello nazionale sono stati 946 partecipanti. 1924 le istituzioni aderenti e sono state caricate più di 52.000 fotografie. Dopo l'edizione del 2022 di Wikilove Piemonte, in cui abbiamo ottenuto, grazie alla città di Torino, l'adesione, insomma, per poter fotografare i monumenti della città, quest'anno invece abbiamo anche coinvolto per la prima volta la Valle d'Aosta. E abbiamo ottenuto delle nuove liberatorie da parte, ad esempio, della Tavola Valdese e anche della Biblioteca Civica Archimede che ci ospita qui oggi. Ormai dico qualche numero anche sul nostro concorso locale. Sono state caricate quasi 3.000 foto e coinvolti circa 133 fotografi, quindi siamo molto contenti dei risultati ottenuti. Abbiamo fatto tre wikigite. In Valle d'Aosta, Valpellice e anche a Torino. E adesso però direi che è il momento di ringraziare chi ha permesso oggi di fare qui l'evento. Quindi ringrazio Augusta Giovannoli e Franco Orsola, quindi responsabile, passo la parola ad Augusta, referente per l'educazione civica digitale in biblioteca. Grazie mille. No, sono io che ringrazio voi e ringrazio Wikilove Monuments Piemonte Valle d'Aosta per aver deciso di venire qui. Vi ospitiamo davvero volentieri. Allora, io vi porto innanzitutto i saluti della città, la sindaca è in giro, Elena Piastra, quindi assisterà poi alla nostra premiazione, i saluti del direttore. Franco Orsola, vi spiego un secondo il contesto nel quale siamo riusciti a creare questa bella concomitanza. Io appunto mi occupo da 5 anni di un progetto che si chiama Sapere Digitale, Educazione Civica Digitale in Biblioteca, dove formiamo i bibliotecari del Piemonte e della Valle d'Aosta che poi devono anche però mettere a terra dei progetti dopo la formazione, quindi realizzare delle cose concrete. Gli ospiti e relatori che abbiamo qui oggi sono docenti del nostro corso, Marco Chemello. Con Marco Chemello abbiamo un appuntamento il 29 di gennaio, se non sbaglio, online per fare un follow-up del corso che abbiamo fatto su Wikipedia. Ali Prandi sarà con noi invece il 28 di febbraio per la presentazione del suo nuovo libro. Nell'ambito della rassegna Conversioni curata da Leonora Pantò che collabora con noi, quindi come vedete ci sono tantissimi intrecci nei due progetti. Io vi ringrazio ancora, non vi rubo altro spazio perché insomma abbiamo degli ottimi relatori e anche tante cose belle da vedere, proprio delle bellissime foto. E vi lascio poi della documentazione sul materiale, così potete andare ad approfondire il progetto Sapere Digitale, che è sostenuto dalla Compagnia di San Paolo, di cui la Biblioteca Archimede è capofila, come potete capire, perché è una biblioteca che insomma un po' nell'innovazione tecnologica e nel digitale ci crede. E vi ringrazio. Anche devo passare la parola.
Ho dimenticato una cosa, l'evento di oggi sarà registrato in questo momento in diretta streaming, quindi per insomma, correttezza lo diciamo a tutti. Direi di andare avanti. In Italia, per quanto riguarda la realizzazione del concorso fotografico, visto che non abbiamo libertà di panorama, abbiamo bisogno dell'aiuto degli enti pubblici e anche delle istituzioni private per il rilascio appunto di adesioni che ci consentano poi di riutilizzare le fotografie scattate durante il concorso. Proprio di questo parleremo nel primo intervento della mattina, in cui interverranno Simona Liprandi, avvocato, esperto di diritto d'autore, diritto della comunicazione e delle nuove tecnologie, autore di diversi libri e articoli, che ha recentemente scritto e pubblicato il volume L'autore artificiale, creatività e proprietà intellettuale nell'era dell'intelligenza artificiale. Allo stesso tempo qui presento anche Marco Chemello, che è esperto dei progetti Wikimedia e membro dello staff di Wikimedia Italia, che si occupa di formazione, in particolare della formazione e della collaborazione con gli enti culturali per la realizzazione dei progetti Wikimedia. E quindi faremo una presentazione, una tavola rotonda che sarà presentata da Elena Marangoni, membro del direttivo di Wikimedia Italia. Sì, sì, io sono pronto. Buongiorno. Sì, a me spetta anche un'introduzione teorica per farvi capire il problema, perché poi dovremo discuterne in una fase un po' più di tavola rotonda, però serve per chi non è dentro la questione giuridica, perché alla fine il problema è sostanzialmente giuridico, oltre che un po' economico, dopo lo vedremo, valuteremo anche questo aspetto, però il problema viene da norme che sono vigenti in Italia e che creano problemi appunto di riutilizzo delle immagini. Quindi vi faccio un'introduzione su il diritto alla fotografia, il problema della libertà di panorama e un particolare problema, un risvolto del codice beni culturali che va a interferire, anche se parla appunto di tutela dei beni culturali, anche sull'aspetto delle riproduzioni, quindi un terreno che sarebbe più che altro di competenza del diritto d'autore. Infatti io lo chiamo pseudo copyright, dopo vi spiego meglio perché. Ecco, questi sono i tre temi, i tre capitoli della mia presentazione. Cerco di farvela molto, insomma è un sabato mattina, quindi non voglio fare una lezione universitaria, deve essere una cosa un po' divulgativa, però abbiate pazienza, ci sono cose un po' tecniche, cercherò di renderle leggere. Ecco, questo è il presupposto, cioè noi dobbiamo partire dal presupposto che non esiste una forma di tutela eterna. Il diritto d'autore, il brevetto, i marchi, cioè qualsiasi cosa, qualsiasi istituto della proprietà, cosiddetta proprietà intellettuale, nasce per essere temporaneo, dare un'esclusiva ad un soggetto che può sfruttare un'esclusiva può sfruttare la creazione, l'invenzione per un certo periodo, ma poi, passato questo periodo, diventa di tutti, diventa di pubblico dominio. Okay? Quindi questo è il presupposto. E spero che siamo d'accordo tutti su questo presupposto, perché se qualcuno mi dice no, io sono d'accordo che invece ci siano tutela eterna, non so, possiamo discuterne, però forse non è nel posto giusto oggi, perché qua il presupposto è che a un certo punto le creazioni intellettuali debbano entrare nel pubblico dominio e diventare patrimonio culturale dell'umanità. Quindi se partiamo da questo presupposto, inizio subito cercando il dibattito e di provocare un po' la riflessione in voi. Questa è
la nota venera del Botticelli, che è stata oggetto, insomma, l'anno scorso di una campagna più che altro discutibile, però insomma molto conosciuta per vari motivi. Quest'estate sono andato in vacanza a New York, in un market ho trovato una marca di pomodoro, non so se ti ricordi, una marca di pelati che aveva la venera del Botticelli, si chiamavano Botticelli come marchio, per dirvi. Quindi noi ci facciamo dei problemi quando al di là dell'oceano non si li pongono minimamente. Però ecco, no, sapendo che dopo un po' di tempo le opere devono cadere nel pubblico dominio, vi chiedo, facciamo quattro conti, se Botticelli è morto nel 1510, quando sono cadute in pubblico dominio le sue opere, soprattutto questa? Ma in generale, le opere di Botticelli quando sono cadute in pubblico dominio? Chi è che si ricorda? Subito, quindi... Altre ipotesi? No, perché 70... Oh vabbè, sì, una platea troppo bravi sono. Non, con questi non mi funziona il gioco, purtroppo. No, perché la tentazione... Cioè, è una domanda truffa questa. No, perché la tentazione è di fare il calcolo dei 70 anni. No, ma i 70 anni qua non funziona, perché non c'era proprio il diritto d'autore. Quindi è assurdo porsi questa domanda. È un nonsense giuridico. Cioè, non c'è mai... Botticelli stesso non ha mai avuto il diritto d'autore sulle sue opere. Ok? Michelangelo non l'ha mai avuto. Ciò nonostante, siamo riusciti a metterci qualcosa che non è il diritto d'autore, ma gli assomiglia molto. Questo è il problema. Cioè, negli effetti che ottiene... sostanzialmente si comporta come un copyright, ecco perché lo chiamo pseudo copyright, che però non è né di Botticelli né dei suoi eredi né dei suoi aventi causa editori a cui lui ha ceduto qualcosa, ma del museo che ha in custodia l'opera, perché appunto non è tecnicamente un diritto d'autore, si chiama diritto dominicale, ed è un diritto dominicale nel senso che è del dominus, del padrone, sarebbe, che anche lì ci sarebbe da discutere, perché una volta mi sono trovato a scontrarmi ad un evento con una dirigente di un noto museo che noi non nomineremo, che disse durante una presentazione, quest'opera, che non nominerò se no capite qual è il museo, è nostra, è di nostra proprietà. Io alzai la mano e dissi, no, in realtà è di proprietà della Repubblica Italiana, voi siete solamente il museo a cui è stata affidata la custodia, e lei si gelò nelle vene, però è così, no? Così, cioè, questa sta agli Uffizi adesso, ma l'anno prossimo potrebbe il Ministero decidere di spostarla da un'altra parte, e quindi cambia l'ente a cui devi chiedere il permesso. Ok? Comunque, introduzione, il diritto d'autore, qui primo capitolo, il diritto d'autore sulle fotografie, perché in Italia abbiamo, io uso sempre questa slide, che io ho intitolato una complicazione tutta italiana, perché abbiamo questa distinzione che da un punto di vista filosofico è molto raffinata, però dal punto di vista poi applicativo diventa complicata, perché noi distinguiamo nella nostra legge tra opera fotografica, quindi la fotografia che potremmo dire d'autore, in realtà opera fotografica, non direi fotografia artistica perché la legge italiana non va nel merito del valore artistico, perché è molto soggettivo, rimane sul piano del creativo o non creativo. Invece dall'altra parte abbiamo una semplice fotografia, cioè una fotografia che non ha un intento creativo ma solo di documentazione, di rappresentazione della realtà. E anche lì, no, la domanda è, ma io come faccio a distinguere tra l'una e l'altra? E come faccio a saperlo a priori con una certa certezza? Innanzitutto, come vedete, la differenza non è di mera lana caprina, perché poi c'è una differenza palpabile di diritti, perché, come vedete, di là abbiamo i diritti morali, quindi c'è un diritto d'autore pieno, in senso pieno, quindi un vincolo che l'autore crea con le sue opere in modo, insomma, anche reputazionale, morale, che dura in eterno, perché il diritto morale invece non scade, e poi la durata sui diritti invece di utilizzazione economica, 70 anni dalla morte, vuol dire che è tutelata tanto. 70 anni dalla morte vuol dire che se un ragazzo fa una foto a 17 anni e muore a 97, cosa che al giorno d'oggi non è così strana, l'opera viene tutelata per un secolo e mezzo. 80 anni di vita più 70 della morte, 150 anni di tutela. Okay, quindi è già una roba eccessiva rispetto a come al giorno d'oggi vanno in oblio le opere, ok? Quanto presto ci dimentichiamo delle opere, perché se vi chiedessi qual è il tormentone musicale dell'estate di 2 anni fa non ve lo ricordate, nonostante sia un'opera che è sotto una tutela di questo tipo qua. La semplice fotografia è l'altra parte dello schema, non è coperta da diritti morali e la durata è molto più breve, perché 20 anni dallo scatto, non dalla morte, 20 anni dallo scatto, quindi vuol dire che noi siamo nel 2024, tu
tutte le opere scattate prima del 2020, del 2003 sono già in pubblico dominio, tutte le fotografie che rientrano in questa definizione. Però dobbiamo essere sicuri che siamo in una o nell'altra, e quindi questo è il problema. E non è che ci sia un ufficio, che si, ufficio pubblico authority, che prende le fotografie e ci mette sopra A o B, gruppo A, gruppo B. No, dobbiamo andare per deduzioni giuridiche, cioè sapere un po' come funziona questo mondo. E quindi io qua non posso far altro che citarvi o delle sentenze oppure un commentario di Ubertazzi, che insomma è un capoccione in questo, un professore che si occupa, defunto adesso, però insomma, che ha fatto la storia del diritto d'autore in Italia, con cui ho avuto il piacere di laurearmi, che ha scritto, riassunto un po', asciugato il concetto, e dice che la creatività viene individuata nell'originalità dell'inquadratura, nell'impostazione dell'immagine, nella capacità di evocare suggestioni che trascendono il comune aspetto della realtà raffigurata, in generale nell'impronta personale dell'autore. Quindi non è tanto, vedete, una questione di esperienza, perizia tecnica del fotografo, non è che se uno è più importante, più famoso o più esperto di un altro. Quindi io faccio sempre l'esempio, no? Il ragazzo che partecipa al concorso della parrocchia o di Wickedhorse Monument, che è un dilettante, ma fa una foto con un intento creativo in cui c'è un aspetto emotivo all'interno della foto, fa un'opera creativa, e quindi 70 anni dalla morte. Il grande fotografo che però fa la foto per documentare che c'è stato un convegno o un evento di cronaca, ricade sotto i 20 anni. Non c'entra nulla che sia Oliviero Toscani o Mario Rossi. E quindi ogni volta dici, ma allora come faccio a sapere? Non lo sai, nel senso, devi chiedere parere agli esperti. Una parte del mio lavoro come avvocato è anche questo, ogni tanto mi chiedono parere, ma avvocato, secondo lei queste io le posso considerare di documentazione o meno? E io cerco di dare un parere che però non è un 100%, è un parere basato sulla mia esperienza, sullo studio della giurisprudenza e via dicendo. Quindi anche nelle biblioteche e negli archivi noi abbiamo una serie di foto che magari possiamo già utilizzare, voi non ci stavate pensando perché pensavate a 70 anni dalla morte. Invece vi ritrovate in archivi un sacco di foto che sono di documentazione e sono già libere perché, ripeto, 2003 ed è roba già. Un esempio abbastanza classico in cui quasi sempre sei sicuro che sei sotto sei nell'ambito delle foto semplici, sono le foto di aeree che documentano un'area geografica. Non le foto aeree tout court, perché ci sono libri di foto aeree molto, molto creativi, però le foto che devono documentare un'area geografica perché c'è stato un abuso edilizio, perché c'è stato un cambio nella viabilità di una città, quelle lì sono tutte di documentazione, perché devi farle meno creative possibili, non so se mi spiego. Cioè, se le fai creative non stai svolgendo il compito bene, perché devi documentare come è stata modificata quell'area geografica, quella viabilità, e quindi lì l'approccio è chiaramente di documentazione. Anche poi dice, anche le fotografie non creative possono infatti rivelare elevata professionalità nell'inquadratura e nella capacità di cogliere in maniera efficace il soggetto fotografato, senza tuttavia assurgere ad originale interpretazione personale dell'autore. Quindi è l'originale interpretazione personale dell'autore che fa la differenza, che fa la creatività. L'articolo 87 invece della legge sul diritto d'autore ci dà la definizione delle fotografie cosiddette semplici di documentazione. Sono considerate fotografie, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di questo capo, le immagini di persone, di aspetti, elementi o fatti della vita naturale o sociale, ottenute col processo fotografico o con processo analogo, comprese le riproduzioni delle opere d'arte figurativa. Eccoci qua. Quindi una fotografia di un quadro, di una scultura, è per definizione della nostra legge sotto le opere, le fotografie non creative. Perché si presuppone che la creatività sia più nel quadro che nella fotografia che viene scattata del quadro. Ok, quindi il fotografo che deve documentare com'è un quadro, che fa il catalogo della mostra, è un fotografo che ha già di per sé, per la legge nostra, un approccio documentativo e non creativo. Ok, e anche i fotogrammi delle pellicole cinematografiche. Se io isolo il singolo fotogramma, ho una foto non creativa. Esempio che io faccio sempre è Alberto Sordi che mangia i maccheroni, no? Che è un fotogramma del film. Alcuni mi hanno detto, no, non è proprio il fotogramma, è una foto di scena. È vero, infatti dipende da quale usate. Se però isolate il fotogramma, quella è una foto che è caduta in pubblico dominio, tant'è che la trovate in tutte le pizzerie, le trattorie di Roma, senza particolari problemi. Ma il film non è ancora caduto in pubblico dominio, perché il film invece è opera sotto diritto d'autore, 70 anni dalla morte di tutti gli autori, che sono il regista, l'autore della sceneggiatura, del soggetto, quindi ce ne vuole ancora un bel po' di tempo. Rimangono fuori le fotografie di scritti, documenti, carte d'affari, oggetti materiali, disegni tecnici e prodotti simili. Queste foto qua sono in realtà in pubblico dominio, cioè se io fotografo un contratto o un documento, quella non è neanche considerata una vera fotografia, è come se fosse una fotocopia, come se fosse una mera riproduzione, quindi non c'è diritto di nessun tipo.
Passiamo al problema della libertà di panorama. Quindi questo, insomma, avete capito un po' come funziona il diritto alla fotografia. La libertà di panorama si aggiunge un altro piano, perché nella nostra legge si dice che le opere, come le opere esposte al pubblico, che possono essere principalmente opere architettoniche, quindi facciate di palazzi, ponti, teatri, stadi, ma anche monumenti o murales, tutte le cose che sono creative e che sono sulla pubblica via, sono tutelate anche nella loro riproduzione fotografica. Quindi la fotografia al palazzo di Renzo Piano, al ponte di Calatrava, si porta dietro un problema di diritto d'autore, perché Calatrava e Renzo Piano sono ancora viventi, sono ancora tutelati, non sono passati 70 anni dalla morte, e loro lucrano, fra virgolette, anche sulle riproduzioni delle loro opere. Cioè, nei libri di architettura loro vendono i diritti per la riproduzione del ponte tale o del palazzo tale. E quindi eccolo qua il problema della libertà di panorama. Cioè, se io faccio una foto di panorama, quindi non indugio sul ponte, non indugio sul monumento, ma sto facendo una foto di una piazza, in questa piazza ci sono 30 edifici, di questi 30, 28 sono del 1700, 1800, quindi il problema del diritto d'autore non c'è più, 2 sono di Calatrava. E quelli lì invece il diritto d'autore ce li ho. E visto che mi entro nella foto della piazza, mi devo forse porre il problema del diritto d'autore? Questo è un bel dubbio, perché per toglierci questo dubbio dovremmo avere una norma che crea un'eccezione al diritto d'autore, che dice: in una situazione di libertà di una situazione di foto di panorama, se la foto non indugia sulla singola opera, non si pone un problema di diritto d'autore. Questa sarebbe la libertà di panorama, una norma che dice questa roba. Noi non ce l'abbiamo. Ce l'hanno alcuni paesi dell'Unione Europea, alcuni no, e cito una slide che ho preso proprio da Wikipedia. Se andate sulla voce di Wikipedia, libertà di panorama, c'è questa ottima mappa che fa vedere quali sono i paesi che non hanno libertà di panorama. Guarda caso sono i paesi che hanno, diciamo, un patrimonio artistico e culturale più sviluppato, cioè la Francia, l'Italia, la Grecia. Poi magari non è per quello, però mi verrebbe da pensare. Invece vedete, alcuni paesi, quelli in verde, hanno una norma di libertà di panorama sulle opere d'arte. L'altra invece solo, quella in verde chiaro, solo per gli edifici, per le opere architettoniche. Quelle in giallo hanno solo per uso non commerciale. Su questo poi ne parla meglio Marco, però era per farvi capire un po' il problema. E questo è un esempio. Prima ho detto Ponte di Calatrava, siete mai passati sull'autostrada del Sole all'altezza di Reggio Emilia? C'è questo bel, effettivamente molto bello, soprattutto se passate di notte, perché è illuminato con colori particolari. E questo è lo screenshot del sito del comune di Reggio Emilia. Perché? Perché Calatrava ha ceduto i diritti di utilizzazione al comune, cioè il comune l'ha pagato non solo per il progetto, per la curatela dell'opera, ma anche per la cessione dei diritti. Quindi io adesso, se devo chiedere autorizzazione, devo chiedere al comune di Reggio Emilia, il quale sul sito mi mette un bel condizioni generali e un modulo da compilare per chiedere l'autorizzazione. Qua c'è una foto che fa vedere che cosa? Una pubblicità, stanno girando o fotografando una pubblicità di un'automobile, no? Solitamente le pubblicità automobili le fai in questi scenari un po' avveniristici, un po' eleganti, e quindi gli hanno chiesto l'autorizzazione, oltre a interrompere il traffico, perché quindi lì devi chiedere un'autorizzazione un po' più complessa, perché devi avere spazio per una sera di chiudere il traffico, e anche l'utilizzazione dell'immagine. E qui è una questione squisitamente di diritto d'autore ancora, perché Calatrava è tutelato. Qua è un po' diversa. Prego, sì. No, il diritto d'autore comunque partirebbe dalla morte di Calatrava, però per tutto quel periodo, finché non sono passati 70 anni, gestore del diritto diventa il soggetto a cui è stato ceduto. Poi bisogna vedere il contratto quanto dura. Tipo, nel contratto di edizione noi abbiamo un limite in Italia di 20 anni, quindi un autore che fa un libro cede all'editore al massimo per 20 anni, quindi finiti i 20 anni l'editore deve o ricontrattare, o esatto, l'autore può ricontrattare con chi vuole. Stessa situazione qua. Detto questo, qui è una situazione un po' diversa. Uno, siamo fuori dalla legge italiana, quindi è un esempio un po' più teorico che concreto, però la Tour Eiffel è sicuramente scaduta come opera, perché i suoi architetti, non Eiffel, ma i vari architetti che hanno partecipato al progetto, sono tutti morti a più di 70 anni. Quindi il problema del diritto d'autore sulla Tour Eiffel non c'è. Eppure hanno sollevato qualche problema su questa foto, perché? Chi lo sa, dai, siete una platea troppo...
per l'illuminazione, esatto, perché l'illuminazione è fatta da un non un elettricista, ma da un artista, cioè da uno che è esperto in illuminazione di opere d'arte e lo fa con un atteggiamento creativo. Non è uno che ha puntato dei fari sopra, ma è uno che illumina, è specializzato in illuminazione di opere d'arte o di edifici storici. E quindi il paradosso che si crea qual è? Che se io questa foto la faccio alle 10 del mattino non ho problemi di diritto d'autore, perché ho solo la Torre Eiffel spenta, se la faccio già alle 8 di sera comincia a venirmi un problema di diritto d'autore. Poi, ripeto, forse qui c'è anche un problema di richiesta di autorizzazione al comune di Parigi, alla municipalità, perché anche loro hanno una tutela sotto, però qui siamo ancora sul piano puro del diritto d'autore. Adesso entriamo nell'altro piano del problema, che è quello dello pseudo copyright, cioè quando una di queste belle cose che vi ho fatto vedere è anche classificata come bene culturale, allora mi scatta tutta la normativa, mi diventa applicabile tutta la normativa sui beni culturali, il nostro codice, quello del 2004, chiamato anche codice urbani, modificato nel 2014 con questi articoli 107 e 108, che hanno creato sta roba qua, quel diritto dominicale che vi ho già citato, articolo 107 e 108, che di fatto, vedete, anche se non è copyright, perché non c'entra nulla col copyright, è diritto amministrativo, non so se avete chi ha studiato un po' di diritto, cioè diritto d'autore è molto nell'ambito del diritto civile, privato, civile. Qua è diritto amministrativo, quindi due mondi che solitamente non si incrociano mai, o si incrociano molto poco. Qua si incrociano su questi due articoli, perché il 107 e 108 danno un potere, no, non stiamo lì a leggere perché ci sono le mie lezioni online, però il 107 è quello che istituisce il diritto, cioè dice che il Ministero, Regioni e altri enti pubblici territoriali possono consentire la riproduzione nonché l'uso strumentale precario dei beni culturali che abbiano in consegna, quindi non è un discorso di proprietà ma di averli in consegna, in custodia, fatte salve le disposizioni in materia di diritto d'autore, ovviamente, perché ci sono beni culturali che sono anche ancora tutelati dal diritto d'autore, perché non sono passati i 70 anni della morte, quindi tutti e due i problemi ho. Ma nella maggior parte dei casi, quelli di cui parliamo, insomma, Botticelli, Michelangelo, il Colosseo, sono tutte cose che il diritto d'autore non ce l'hanno più e non ce l'hanno mai avuto. Però vedete, è questo il diritto, cioè hanno la possibilità di consentire, cioè possono consentire la riproduzione, che indirettamente ci sta dicendo che possono anche non consentirtela, cioè se te la possono consentire vuol dire che io gli devo chiedere il permesso, e questo permesso glielo devo chiedere prima di fare l'utilizzazione, che è già un altro problema, perché a volte non so, ti chiedono quante copie stamperai, quanti utilizzi farai, chi lavora nel mondo dell'editoria, soprattutto delle riviste, non sa, no, capite, sapete come funziona, a volte la tiratura non la sai prima, perché stampi poi dice, ah no, il libro è andato bene, la rivista è andata, stampiamo ancora, allora devi richiedere un'autorizzazione, perché, oppure devi chiedere in eccesso, dire vabbè, per sicurezza ne chiedo una sola, la chiedo per 10.000 copie, anche se so che ne stamperò 2.000, però sai, nel dubbio, così mi tolgo il problema dopo. E il problema che si crea è quello della eccessiva discrezionalità lasciata agli enti, tant'è che crea imbarazzo anche a me come legale a volte, perché viene il cliente e ti dice, ma avvocato, ma io quanto devo pagare per questa cosa? Io non lo so, non gli so rispondere, perché ogni volta devo rispondere, guardi, chiediamo prima all'ente, al comune, al ministero, al museo tale, vediamo cosa ci rispondono e poi io le dico se è congruo o no. Però capite che è una posizione più scomoda. Con questo ultimo decreto, che è un tariffario, in teoria dovrebbero aver risolto questo problema, ne hanno creati altri 10.000, cioè hanno dato più certezza, perché tu hai un tariffario effettivamente a cui puoi fare riferimento, vale solo per i beni di tutela, diciamo, statale. Però insomma, almeno hai un riferimento. Però ha creato una serie di problemi che discuteremo forse dopo. E poi hanno creato, ecco, nella norma hanno messo gli spiragli in cui ci possiamo muovere, quindi le cosiddette eccezioni al diritto, sono il 3 e il 3 bis. Il 3 dice che posso evitare di pagare questi canoni, nessun canone è dovuto per la riproduzione richiesta o eseguita da privati per uso personale o per motivi di studio, oppure da soggetti pubblici o privati, ovvero in termini giuridici, oppure, come potete sapere, come potete intuire. Da soggetti pubblici o privati per finalità di valorizzazione purché attuate senza scopo di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle spese sostenute dall'amministrazione concedente, cioè se ci sono delle spese vive, cioè pagare il
funzionario che va, tira fuori il documento, lo fotografa, utilizza una carta particolare, i guanti, non lo so, queste spese vive devi sostenerle tu. Qui devi, come dire, non paghi, cioè sei esente dai canoni, ma in teoria dovresti chiedere comunque l'autorizzazione. Cioè a me questo comma 3 io lo interpreterei così, cioè nessun canone dovuto, non nessuna autorizzazione dovuta. Quindi dovrei comunque chiedere l'autorizzazione, però ti dicono sì, ok, lo puoi fare gratis. Nel caso 3 bis invece sono anche esente dal chiedere l'autorizzazione. Quindi ho libertà totale quando, vedete, in ogni caso sono libero delle seguenti attività svolte senza scopo di lucro, per finalità di studio, ricerca, libera manifestazione del pensiero, espressione creativa, promozione della conoscenza e patrimonio culturale, che sono due casi. Quindi in questi due casi, se sono in queste, se faccio questo tipo di attività, posso anche non chiedere l'autorizzazione. La riproduzione di beni culturali diversi dai beni archivistici sottoposti a restrizioni di consultabilità attuata nel rispetto delle disposizioni che tutelano il diritto d'autore con modalità che non comportino alcun contatto fisico con il bene, né l'esposizione dello stesso a sorgenti luminose né all'interno degli istituti di cultura l'uso di stativi o treppiedi. Quindi fotografie, diciamo, più turistiche, senza flash, senza stativi e treppiedi e senza contatto con il bene, che nella maggior parte dei casi mi viene da dire è implicito come situazione, perché nella maggior parte dei casi non vado a fare la foto al museo, ma vado su Wikimedia Commons e prendo quella che ha già fatto un altro 5 anni fa. Quindi il problema del mettere a rischio il bene non si pone nemmeno. Cioè la tutela del bene culturale, che dovrebbe essere lo scopo del codice dei beni culturali, non si pone, perché vado a utilizzare una foto che ha fatto uno 5 anni fa, 10 anni fa, visto che parliamo di cose che non sono cambiate, sono uguali a se stesse da 5-6 secoli. E quindi, boh, questo problema del non mettere in pericolo il bene in quanto originale non si percepisce. E poi, scusate, il punto 2, la divulgazione con qualsiasi mezzo delle immagini di beni culturali legittimamente acquisite, in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte a scopo di lucro. Ecco, io qua ogni volta vado fuori di testa, perché pur avendo studi classici alle spalle, lauree e via dicendo, io con l'italiano qua faccio fatica. Perché in modo da non poter essere ulteriormente riprodotte, a me in modo da giurista fa pensare che ci sia qualcuno che si deve preoccupare del come, di chi ha fatto sta cosa, del come è stata fatta. Ma io come faccio a sapere come gli altri utilizzano la foto che ho fatto io e che ho messo su Wikimedia Commons? Cioè questo è proprio un cortocircuito lessicale, linguistico, cioè non hanno capito, cioè in modo da sembrerebbe dire che io mi devo preoccupare di come poi gli altri riutilizzano. Ma in un mondo come quello di oggi non lo posso sapere, non posso occuparmene io, quindi anche lì. Poi ci sono una serie di commi che vi risparmio, ma dulcis in fundo e poi chiudo. Questa normativa in teoria sarebbe stata spazzata via, resa non più valida, potremmo dire, non più legittima, dalla direttiva del 2019, che è la direttiva copyright. Quindi una cosa che non è copyright perché sta nel codice dei beni culturali, però in un certo senso va in conflitto con quello che dice una direttiva che invece è squisitamente sul copyright, la direttiva, la nuova EU copyright del 2019. Perché c'è un articolo 14 che è talmente chiaro: gli Stati membri provvedono a che alla scadenza della durata della protezione di un'opera delle arti visive il materiale derivante da un atto di riproduzione di tale opera non sia soggetto a diritto d'autore e a diritti connessi, a meno che il materiale risultante da tale atto di riproduzione sia originale. Cioè, se la foto non è la mera riproduzione del quadro, ma è una foto in cui il quadro è stato contestualizzato e quindi c'è una creatività attorno del fotografo, allora quella cosa lì è creativa. Ma se è la mera riproduzione del quadro, l'articolo 14 della direttiva dice che se io sto fotografando un quadro che è in pubblico dominio, anche la foto è in pubblico dominio. Cioè non posso aggiungerci uno stato di diritti, solo perché sennò con questo metodo io continuo a rifotografare cose e ogni 20 anni ho un diritto. No. Questo è stato il mercato dei fotografi di arte che fanno i cataloghi, i libri di storia dell'arte per anni. Ecco, l'Unione Europea dice no, basta, sta roba qui non sta più in piedi. Perché? E lo spiega nel considerando. Perché nel considerando sono quelle note esplicative alle norme delle direttive. La scadenza della durata di protezione di un'opera comporta l'entrata di tale opera nel pubblico dominio. Quindi questi quadri sono di pubblico dominio, queste sculture. Nel settore delle arti visive, la circolazione di riproduzioni fedeli di opere di pubblico dominio favorisce l'accesso alla cultura, la sua promozione e l'accesso al patrimonio culturale. Nell'ambiente digitale, la protezione di tali riproduzioni attraverso il diritto d'autore e i diritti connessi è incompatibile con la scadenza della protezione del diritto d'autore. Cioè, se io continuo a fotografare, ad avere un diritto sulle fotografie, di fatto poi il pubblico dominio non si manifesta davvero.
perché sì, il quadro è pubblico dominio, però perché sia in pubblico dominio davvero io devo pagare il biglietto, andare a Parigi a vederlo, allora sì, quella lì è pubblico dominio perché l'ho fotografato io, ma se prendo le foto che trovo sui vari cataloghi o su Wikimedia Commons, mi devo porre il problema del fotografo che ha scattato la foto, che ha un diritto connesso tecnicamente per l'Italia, quello articolo 87 è classificato come diritto connesso. E quindi l'Unione Europea dice basta, sta roba qui non sta più in piedi, in un mondo come quello di oggi deve essere pubblico dominio anche la riproduzione. No, noi insistiamo, non ve la leggo tutta, insistiamo perché come abbiamo recepito la legge, il nostro legislatore nel 2021, due anni dopo che ha recepito, scusate, la direttiva nella legge italiana, inserisce questo 32 quater nella legge sul diritto d'autore, che è un copia e incolla dell'articolo 14 praticamente. Alla scadenza della durata di protezione di un'opera delle arti visive, il materiale derivante è il copia e incolla, cioè è la parafrasi quasi, neanche parafrasi, è davvero un pedissequa riproduzione. Suspense, perché cosa hanno fatto? Hanno aggiunto: restano ferme le disposizioni in materia di riproduzione dei beni culturali di quel decreto, quindi niente, rimasto come prima praticamente. Cioè mi hai ripreso la norma tale e quale come me l'ha detta il legislatore, però hai detto sì sì, ma io te la metto lì nella legge sul diritto d'autore, però quella sui beni culturali non la tocco. Che è veramente, a Roma la chiamerebbe una paraculata, scusate il termine, però cioè davvero così, perché non basta cambiare nome alle cose per aggirare le direttive europee, perché sennò sarebbe troppo bello, cioè allora facciamolo anche con altre direttive che sono scomode, tipo quella sulle concessioni delle spiagge, no? Invece di chiamarle spiagge chiamiamole rive, non so, cioè inventiamoci un'altra parola, ah beh ma allora non vale, stiamo facendo più o meno una cosa del genere. E quindi niente, attualmente siamo in questa situazione per cui c'è questa direttiva che dice una cosa così chiara e l'Italia che fa finta di non sentire. E cosa succede in questi casi? Che si spera che o un giudice italiano particolarmente illuminato a un certo punto dica: signore, sta roba non sta in piedi, io la disapplico, ovviamente su richiesta degli avvocati, ma pare che in tutte le cause che abbiamo visto quest'anno, questi ultimi due anni, nessun giudice sia avventurato, tutti hanno fatto il Ponzio Pilato, ah no, ma io applico la legge così com'è, non è un problema mio, è il legislatore che deve decidere. Oppure, ancora peggio, si vada in sede europea, Corte di Giustizia, e si avvii, innanzitutto si fa la causa, si vince, si fa fare una figuraccia al governo italiano e poi dovrebbe esserci anche la procedura di infrazione. Così paghiamo noi alla fine, cioè torta finita, cioè paga il quindi poi andiamo sull'aspetto economico, no, del capire se tutta sta torta vale la pena, sta in piedi dal punto di vista proprio monetario, economico. Basta, nel senso che questa è l'introduzione teorica, poi ci sono ancora tante cose da dire, ma direi basta, grazie. Sì, quello che vuoi. Grazie davvero, bellissima introduzione. Diciamo purtroppo un po' un'occasione persa questo recepimento della direttiva europea, ma insomma la speranza insomma che la legge possa cambiare c'è e si stanno anche facendo delle cose in questo senso, insomma c'è delle pressioni e, per questo, tra cui anche iniziative come quella di oggi, perché per fortuna insomma nonostante il quadro legislativo non sia dei più rosei, per usare un eufemismo, delle cose per fortuna si possono fare lo stesso. E il fatto che siamo qui oggi a commentare le fotografie, a premiare i fotografi, lo dimostra. E i progetti Wikimedia sono proprio un esempio di cose, di alcune cose che si possono fare lo stesso legittimamente e anche andando a, come dire, a sostenere un altro modo di vedere la cultura non come proprietà dell'ente che ha in custodia un bene, ma al contrario come bene comune a cui tutti hanno liberamente diritto di accedere, in primo luogo di conoscere, perché ovviamente se i beni non sono conosciuti è difficile che poi si possano studiare, si possano valorizzare, si possa anche percepire l'importanza della loro conservazione. E quindi delle cose che si possono fare, ad esempio con i progetti Wikimedia, ci parla in un modo molto più approfondito Marco Chemello, che di questo è esperto, e gli lasciamo la parola. Preferisce stare in piedi per intrattenerci. Esatto, così non ci addormentiamo. Se siete sopravvissuti finora a, diciamo, una lezione tosta di
legislazione pure veramente in pillole, perché Simone Liprandi è veramente molto bravo come divulgatore in queste cose, però avete capito una cosa: il diritto d'autore è una cosa complicata, intrinsecamente complicata, quindi non c'è modo di semplificarlo più di così. Ogni nazione ha il suo diritto d'autore, per cui purtroppo non abbiamo una uniformità nemmeno a livello di Unione Europea, che sarebbe bello avere, no? Ma c'è, diciamo, veti incrociati probabilmente soprattutto dei grandi gruppi editoriali, in realtà, perché quando parliamo di diritto d'autore in realtà parliamo soprattutto di altre cose, non tanto dei beni culturali, ma ci sono anche dentro le foto di beni culturali. Allora, perché noi ci occupiamo di questa cosa Wikimedia Italia? Perché evidentemente Wikimedia Italia è l'associazione per la diffusione della conoscenza libera. Cosa vuol dire conoscenza libera? No? Libera come amore è una delle parole più equivocate al mondo. Allora, nel nostro caso, libera vuol dire che viene concessa o dei contenuti culturali che vengono concessi o nel pubblico dominio o con licenze libere, che vuol dire in pratica i contenuti che chiunque può copiare, modificare, ripubblicare liberamente a qualsiasi scopo, commerciale e non commerciale. Esempio, Wikipedia. Wikipedia potete non solo consultarla gratuitamente, non solo modificarla gratuitamente, perché potete anche correggere, modificare, creare nuove voci gratuitamente, nessuno vi chiede soldi, ma potete ripubblicare i contenuti di Wikipedia nel vostro sito, nel vostro libro, dove volete, testi e immagini, d'accordo? Liberamente, a patto di citare la voce originale e la licenza. Quindi ci sono delle condizioni, in realtà, da cui capiamo che Wikipedia non è nel pubblico dominio. La maggior parte delle persone sono convinte che su internet tutto sia nel pubblico dominio, d'accordo, no? Tutto quello su internet lo posso vedere, quindi lo posso anche prendere, sì, lo posso vedere, ma non lo posso prendere, perché il diritto d'autore vale anche su internet. E quindi Wikipedia la possiamo liberamente, tutti i contenuti, testi, immagini di Wikipedia li possiamo liberamente utilizzare a patto di citare l'autore e la licenza, che significa aggiungere una piccola righetta, una piccola didascalia, ma che so, foto che ho fatto io anche di beni culturali italiani sono finite in libri, e non sono un grande fotografo, sono finite una volta in un libro scritto in inglese di mitologia classica, ecco. Ecco, vedete quella righetta in piccolo? Ecco, è un esempio del fatto che appunto Wikipedia funziona con il modello alcuni diritti riservati, che è un modello intermedio tra il pubblico dominio, nessun diritto riservato, e tutti i diritti riservati, non posso fare niente con questa cosa. E quindi appunto grazie soprattutto alle licenze Creative Commons abbiamo questa situazione intermedia che cerca di, come dire, tutelare sia la collettività sia anche gli autori. Per cui voi, autori di foto di Wikilove Monuments, vincitrici e non vincitrici, date agli altri la possibilità di utilizzare le vostre foto a patto di venire citati come autori e a patto di che queste altre opere che vengono prodotte siano disponibili con la stessa licenza. Ciò vuol dire che in pratica nessuno può mettere il copyright sulle vostre foto che avete fatto voi, no? Mi sembra una cosa bella, no? Mi sembra giusto che il fotografo di una foto artistica sia citato. Ecco, quindi le vostre foto potranno finire in libri, potranno finire in audiovisivi, potranno finire nel mio salvaschermo, d'accordo? Come sfondo di scrivania di chi lo vuole, però. Allora, se rendiamo disponibili queste opere al pubblico, ci sarà comunque necessario che voi siate citati come autori. Ecco. Questo vuol dire alcuni diritti riservati. Diamo la possibilità però di diffondere tutti questi contenuti. Ecco. Quindi, il diritto d'autore non è solo una questione che riguarda gli avvocati o i fotografi professionisti, ma in realtà è una cosa che interessa a tutti noi cittadini. Perché? Perché da questo e anche dalle norme, diciamo, accessorie, no? Dai diritti connessi di cui parlava Simone, dipende il fatto se noi siamo completamente liberi o meno di diffondere i contenuti del nostro patrimonio culturale, le foto del nostro patrimonio culturale. Sarebbe bello che come cittadini, visto che paghiamo le tasse, quindi manteniamo anche il patrimonio culturale, anche statale, no?
visto che paghiamo le tasse, siamo, se scattiamo una foto di una, di un bene culturale, di un museo, di un palazzo, qualcosa, fossimo anche completamente liberi di fare quello che vogliamo di quella foto, no? Siete d'accordo, immagino. Ecco, non è così. In Italia non è così. In altri paesi invece è così. Appunto nei paesi di lingua anglosassone c'è la famosa libertà di panorama, per cui più o meno tutto quello che è fotografabile dal suolo pubblico non è libero da copyright. Quindi anche se io fotografo un'opera d'arte contemporanea ma lo faccio dal suolo pubblico, posso utilizzare quella foto senza bisogno di chiedere il permesso all'artista originale che, o al museo, insomma, ecco. Questo per capire. Quindi, come Wikimedia Italia, perché sono tanti anni che facciamo questo concorso ogni anno, non è solo perché così otteniamo molte più foto per Wikipedia, che è già un motivo sufficiente, no? Ecco. Ma perché facciamo capire che ampliamo, certamente ampliamo la quantità di foto che sono disponibili del patrimonio culturale, e lo facciamo senza chiedere soldi a nessuno, ma anche per far capire che c'è bisogno che in Italia e anche in altri paesi europei ci sia la libertà di panorama, perché non siamo completamente liberi come cittadini, invece dovremmo esserlo, perché paghiamo le tasse e pertanto, come dire, contribuiamo, ognuno di noi contribuisce alla preservazione del patrimonio culturale, è giusto che ne possa godere, perché il patrimonio culturale è di tutti, d'accordo? Allora, questo di tutti, nel caso del concorso, si esplica nel fatto che noi carichiamo le foto di Wikilove Monuments, appunto, in questo sito che non è Wikipedia direttamente, si chiama Wikimedia Commons. Wikimedia Commons è questo grande magazzino multimediale in cui vengono caricate tutte le foto, quasi tutte le foto che stanno su Wikipedia e tutte le foto del concorso da molti anni. Abbiamo caricato finora centinaia di migliaia di foto che sono utilizzate anche fuori da Wikipedia in libri, testi scolastici, altri siti, siti di agriturismi, bed and breakfast, chi più ne ha più ne metta, qualsiasi cosa potete immaginare, prodotti di merchandising, eccetera. Ecco, Wikimedia Commons, cosa vuol dire? Letteralmente si traduce in i beni comuni, commons. I commons in inglese sono i beni comuni, quindi tutto quello che noi carichiamo su questo sito diventa bene comune, cioè vuol dire che chiunque lo può utilizzare, no? Sempre magari citandoci come fotografi, se vogliamo essere citati, se non vogliamo essere citati possiamo indicare nella licenza che non ci interessa e quindi possiamo anche non essere citati. Ecco, questo per dire che l'impatto che ha questa cosa sulla nostra vita quotidiana. Tutti quanti noi, immagino, consultiamo ogni tanto Wikipedia, d'accordo? Ecco, per esempio, provate a fare caso che quando noi andiamo a vedere delle voci su opere di architettura contemporanea, d'accordo? Famosa Ponte di Calatrava o questa biblioteca, quasi mai in italiano troviamo le foto, le voci sono senza foto. Se andiamo all'estero a vedere le foto, a vedere le voci di monumenti dell'estero invece, contemporanei, spesso le foto ci sono. Questo perché se io carico al momento una foto di un'architettura contemporanea su Wikipedia mi viene cancellata, perché la legge italiana non è, mi dice che dovrei chiedere permesso all'architetto o al proprietario nel caso di un bene pubblico, ecco. E ovviamente è molto complicato ricevere queste autorizzazioni, no? Troppo per la maggior parte delle persone. Chi di voi va a fotografare le cose quando va a fare turismo in una città qualsiasi e poi si preoccupa di chiedere permesso, suonare il campanello e chiedere permesso ai proprietari? Nessuno, perché diamo per scontato che insomma ci sia questa libertà di panorama che in realtà in Italia non c'è. Ecco, tutto qui. Quindi l'importanza del concorso è diciamo dovuta a questo, ma al di là di questo noi carichiamo le foto anche non solo a settembre quando c'è il concorso, le carichiamo tutto l'anno, voglio dire, ecco. Quest'anno abbiamo fatto un record di foto in Italia per via che abbiamo incluso tutte le chiese. All'inizio del concorso, prima di organizzando il concorso,
non sapevamo nemmeno quante chiese in Italia c'erano. Ecco, quindi già un problema conteggiarle. Prima del concorso abbiamo conteggiate a 64.400 e qualcosa edifici religiosi e chiese, semplicemente basandosi sui dati che avevamo disponibili su Wikipedia e su Wikidata e raccogliendoli in tutti i database possibili immaginabili, la CEI, il Ministero, insomma abbiamo fatto una raccolta di dati per capire quante chiese c'erano. Ecco, in realtà non sono tutte, non esiste un database unico degli edifici religiosi, neanche di tutti i beni culturali italiani, devo dire, e da settembre ad adesso ho aggiunto altre, personalmente, altre 3.000 chiese, perché cosa ho fatto? Sono andato semplicemente a guardare su Wikimedia Commons, questo sito in cui ci sono le foto, e ho scoperto che c'erano tante foto di chiese che non c'erano su Wikipedia neanche su Wikidata, e allora le abbiamo incluse dentro l'elenco. E quindi da settembre a adesso abbiamo 3.000 chiese in più che sappiamo che esistono. Spesso chiese sconsacrate, chiese in rovina, metti caso, chiese private, cappelle di ville, no? Per quello magari erano sfuggite, no? Al conteggio della CEI. Questo per dire che adesso sappiamo che esistono grazie al fatto che qualcuno, come voi volontari, ha caricato le foto su Wikimedia Commons, anche nel concorso Wikilo Monuments o anche fuori dal concorso Wikilo Monuments. Quindi mi sembra una cosa bellissima. Sarebbe bello farlo, no, per tutti i beni culturali, no? Infatti un po' alla volta lo cerchiamo di farlo. Ecco, non so se c'è qualche cosa da aggiungere, qualche domanda, magari Elena... Possiamo intanto aggiungere che l'anno prossimo abbiamo già un tema per Wikilove Monuments che coinvolgerà per l'appunto musei, archivi e le terme. Quindi insomma questo... E le biblioteche. E le biblioteche. Questo valore di Wikilove Monuments come vero censimento partecipativo dei beni culturali fa proprio emergere come in realtà il sistema poi invece di una chiusura delle tariffe, delle autorizzazioni vada non a creare un guadagno per gli enti, che già la Corte dei Conti si è espressa su questo due volte con dei pareri che poi facendo il bilancio tra i costi e gli introiti questa strategia non è conveniente, in più se andiamo anche ad aggiungere la mancata diffusione, il danno in termini di mancata conoscenza, il danno diventa doppio, insomma. Io forse lascerei ancora un momento la parola a Simone, perché su questo ho qualcosa da raccontarci, sul fatto che appunto il sistema di autorizzazioni non è poi quello più razionale per gestire la diffusione delle immagini dei nostri beni culturali, perché vediamo come ci porta molto spesso a situazioni paradossali, no? Hai degli esempi piuttosto gustosi su questo modello che dovrebbe in teoria tutelare, in realtà blocca la diffusione e la conoscenza. E quindi insomma in realtà ecco. A volte io ho fatto una sezione delle slide che era sui casi giurisprudenziali. Questo non è anche un caso giurisprudenziale, questo non so se ve la ricordate, no, era il tentativo di un'azienda americana di armi di usare il David per dire a work of art, il nostro fucile è un'opera d'arte. Senza neanche andare in causa, vedete che c'è un tweet all'epoca ministro Franceschini che dice no, questa cosa non si può fare, ci offende, viola la legge, quindi agiremo contro l'azienda americana. L'azienda americana, per una vera scocciatura diplomatica con l'Italia, ha ritirato quasi subito la campagna, quindi è finita lì. Lascio a voi valutare il discorso del buon gusto, non buon gusto. È chiaro che è una cosa pacchiana, cioè nel senso, no, penso che siamo tutti... Però, cioè, la domanda è, ma... come dire, davvero svilisce il valore del David? Non lo so, cioè, voi non andreste a comprare il biglietto delle gallerie della galleria dell'Accademia per vedere il David perché l'avete visto in questa versione, vi siete indispettiti, vi è caduto di stima Michelangelo, cioè perché
Eh no, perché questa è la domanda. Cioè, cioè stiamo svilendo davvero il valore dell'opera? Non lo so. Vabbè, questo MIBACT contro Visit Today era una delle prime, questa è un'ordinanza ottenuta, quindi provvedimento giurisdizionale contro, quindi sono andati dal giudice per chiedere contro coloro che stavano utilizzando qualcosa, un risarcimento e un inibitorio, cioè chiedere di smettere di fare quell'utilizzo. Cosa facevano? Erano un'azienda, un'agenzia di viaggi che vende dei saltacoda, bigliettini saltacoda, e utilizzavano su questo saltacoda per la galleria dell'Accademia l'immagine del David. E no, e non va bene, perché stai usando il David in un'attività palesemente commerciale, come se tu fossi creando confusione, no? Facendo pensare che tu sei il legittimo titolare di quel diritto. Però d'altronde vedevano biglietti per la galleria, cioè, quindi era un modo anche per rendere al turista evidente cosa stava comprando. Quindi, se fossimo nel mondo dei marchi, io sosterrei che è un utilizzo descrittivo di quell'immagine. Qui non siamo nel mondo dei marchi, siamo in un altro mondo, però insomma, non la vedevo anche lì così dannosa. Ecco, Teatro Massimo, caso diverso. Qui è la prima che è arrivata a sentenza, quindi non è un'ordinanza, ma è una sentenza con quindi tutta l'argomentazione tipica della sentenza che porta che arriva alla fine del procedimento. Era una banca che organizzava... ho sbagliato, il titolo della slide è sbagliato, scusate. Era una campagna pubblicitaria, dopo c'è scritto sotto, una campagna pubblicitaria della banca. Cioè la banca aveva fatto una campagna dei Deplian e dei manifesti che dicevano la banca del tuo territorio. Quindi volevano legare la banca, che è una banca locale, una banca cooperativa, popolare, la banca, la tua banca, la banca vicino al territorio, e usavano un simbolo della città. E hanno usato il Teatro Massimo di Palermo, che è uno degli edifici, dei monumenti più rappresentativi di Palermo. Se fai un evento a Milano, cosa fai? Fai il logo del Duomo, no? Se fai a Roma, fai il logo del Colosseo. Loro hanno usato quello, hanno mandato un loro fotografo, quindi il problema del diritto d'autore non si poneva, ma si poneva il problema diritto beni culturali a 107-108 codice beni culturali, ed è stata la prima che ha portato una sentenza. Però hanno ottenuto poco meno di 5.000 euro, nonostante la richiesta fosse di 1 milione qualcosa, cioè un sacco di soldi. Ah, visto che c'è una banca, allora massacriamola. E invece la fondazione Teatro Massimo ha ottenuto pochi 1.000 euro. Perché? Perché hanno dovuto utilizzare come riferimento il tariffario precedente, quello del 94, perché era l'unico riferimento che c'era, era ancora in lire, e quindi l'hanno dovuto tramutare in euro, e è venuto fuori questa cifra qua. Quindi una vittoria di Pirro, potremmo dire. E poi arriviamo invece a quelle più gustose, che sono quelle recenti, che sono Studi d'arte Cave Michelangelo e Venere Botticelli sulla linea di vestiti, Jean-Paul Gaultier. Sono cose di un anno e mezzo fa, 2 anni fa al massimo. Questa dell'anno scorso, il David sulla copertina di GQ, con un belloccione da una parte e il David messo a confronto in una copertina che era, come si chiama, quell'effetto ottico, no? Le righine, per cui a seconda di come inclini la luce vedi o il David o il manzo palestrato, no? E anche lì sì, è svilente questa cosa, è offensiva, è volgare. A me non sembra la foto volgare, questa qua del ragazzo, cioè è un nudo artistico che richiama e fa un tributo, ribadisco, sono mie opinioni queste, un tributo all'opera. E poi la più recente, Galleria dell'Accademia Ravensburger, l'Accademia di Venezia, contro Ravensburger per l'uomo vitruviano, che è ancora ad oggi in discussione, perché hanno ottenuto il provvedimento in Italia, ma adesso devono andare in Germania a farlo eseguire. Perché? Perché Ravensburger ha detto va bene, in Italia la rispettiamo, però in tutto il resto del mondo noi ce ne freghiamo, andiamo avanti, anche perché quella legge è una legge che esiste solo da voi. E quindi non ho capito perché noi tedeschi dovremmo applicare una legge che per di più è in contrasto con la direttiva europea. E quindi questa potrebbe essere la vera occasione, io confido negli avvocati di Ravensburger, di sollevare il problema e far fare finalmente al governo italiano la magra figura che dovrà fare e far notare questa incongruenza. Ma in realtà ci sono anche Condé Nast, perché Condé Nast è francese e penso che a un certo punto non mollerà Rosso. E lì purtroppo è un problema di anche potenza di fuoco, passatemi il termine, cioè questi qua sono grossi, hanno voglia di pagare gli avvocati e di andare avanti. Questa... Studi d'arte Cave Michelangelo è una SRL di Carrara che fa riproduzioni di pregio in marmo di Carrara. Si chiama Studi d'arte Cave Michelangelo perché loro prendono i pezzi di marmo dalle vecchie cave Michelangelo, che sono tutelate, quindi anche per avere
il pezzo di il blocco di marmo, devi chiedere un'autorizzazione, e poi hanno degli scultori e hanno anche delle macchine che ricreano in 3D le opere. Quindi se tu vuoi un piccolo Davide Michelangelo da tenere a casa e ti puoi permettere di spendere un po' di soldi perché è una cosa di pregio, te lo ordini e loro te lo fanno. Cosa è successo? Che una delle loro opere era stata utilizzata da un'azienda di moda per la settimana della moda a Milano, e avevano preso il Davide, l'avevano vestito con un loro abito e l'avevano messo in esposizione durante l'evento. Ovviamente fotografie che sono state considerate a scopo commerciale perché facevano pubblicità al vestito. E quindi la Galleria dell'Accademia di Firenze agisce e fa togliere queste foto. E si accorge poi che anche la stessa azienda le aveva messe sul suo sito, queste foto. Però l'azienda ha detto, scusate, ma questo non è il David, questa è una riproduzione nostra. Quindi non stiamo usando una foto del David, stiamo utilizzando una foto del David, tra l'altro fatto speculare, cioè la scultura del David fatta da loro era col David girato dalla parte opposta, cioè quindi specchiata, ok? E quindi non è uno che ha l'occhio esperto capisce che non può essere il David, oppure è un errore di fotografia, però... È un'altra cosa, non stiamo parlando di una foto dell'opera d'arte, quindi Michelangelo non viene davvero toccato, no, perché poi la sentenza in questo caso ha stabilito che c'è una sorta di diritto d'immagine della scultura, come se fosse il diritto d'immagine che ho io, che adesso mi fate le foto e io posso chiedere un diritto d'immagine, no, in questo caso no, perché è un evento aperto al pubblico, però i fotomodelli, le fotomodelle che fanno di lavoro quello, cedono il loro diritto d'immagine, hanno un diritto sul loro aspetto esteriore, sulla loro riconoscibilità, no? Qua però è una statua, che tra l'altro è stata fatta alla fine del 1400, quindi è una roba che non sta né in cielo né in terra. Eppure pare che questo sia l'orientamento giurisprudenziale che i giudici vogliono seguire, perché il Tribunale di Firenze già più di una volta è andato in questa direzione e Venezia, con quella su Ravensburg, ha sostanzialmente seguito lo stesso orientamento. Quindi come vedete ci stiamo abitando su questa cosa che in un certo senso fa danno, perché poi adesso ne parleranno loro, arriviamo sempre alla fine della fiera a capire se vale la pena tenere in piedi tutto questo sistema, perché i grandi, no, Uffizi, Gallerie dell'Accademia, possono permettersi di mettere in piedi una macchina di gestione delle autorizzazioni, cioè un impiegato specializzato che gestisce le richieste, che fa i conti, chiede i soldi, va a riscuotere, e poi gli avvocati per andare a chiedere, a mandare le diffide, a fare le azioni giudiziarie. Ma anche lì c'è una dichiarazione di Tarasco, che è un ex dirigente del Ministero della Cultura, che dice che anche con Ravensburg si sono accorti che a torta finita non è che sono entrati tanti soldi, perché gli avvocati e tutta la gestione della causa, soprattutto adesso che bisogna andare in Germania, si mangia praticamente buona parte dei soldi che sono entrati. E allora non ho capito. In più il discorso dei musei piccoli, dei piccoli comuni, che non sono attrezzati per gestire tutta sta roba. E con il nuovo tariffario, questo decreto molto criticato, che non abbiamo trattato perché sennò diventa una lezione di 4 ore, è diventato ancora più complicato, perché questo decreto va interpretato, va applicato, va gestito, diventa una cosa... Prego. Prego. Gli avvocati, esatto. Sì, che è quello che ha detto Tarasco. O meglio, li abbiamo pagati noi al posto del museo. Quindi sì, esatto, gli avvocati, vabbè, sono mentre lì a disposizione. Adesso andare in Germania non hanno diritto all'avvocatura di Stato e quindi non hanno i soldi per permettersi. Esattamente quello che ha detto Tarasco. Adesso andare in Germania e doversi tradurre le cose in tedesco, quindi traduttori specializzati, avvocati specializzati, ti costa. È gente che si fa pagare 500 euro l'ora. Cioè, capito? Quindi cosa fai? Comunque, cioè queste sono le... No, poi se ve le volete leggere... Ah, ecco, quella di Jean-Paul Gaultier, sì. Poi ribadisco, io non entro nel merito del buon gusto o non buon gusto. No? Questa linea qua di moda può essere considerata una pacchianata, ok? Però è Jean-Paul Gaultier. Cioè, non è che l'ha fatta un'azienda... Cioè, è comunque uno stilista importante, è un tributo. Poi possiamo dire che non ci piace, che è scaduto di gusto, che Jean-Paul Gaultier poteva fare di me. Ok, ma sono questioni che non dovrebbero entrare nel mondo del diritto. Perché se voi andate a Firenze o a Venezia, soprattutto a Firenze, di botteghini che ti vendono il grembiule con il membro del Davide, ce ne sono una marea, quella roba lì invece va bene, quella roba lì non è svilente,
perché magari hanno pagato l'autorizzazione, perché tutto lì, cioè se poi diventa una questione di soldi, allora parliamone, perché se basta pagare vale tutto, allora non mi cade il discorso del elevare l'opera d'arte, mantenere una reputazione alta dell'opera d'arte. Nient'altro. Grazie. Grazie Simone, grazie. Scusa, no, c'è questa, volevo far vedere questa provocazione. Ah, giusto. Ho preso opere, foto da Wikimedia Commons e le ho buttate in un libretto. Con la licenza, voglio fare. Sì, sì, citando la licenza, ma in realtà sono in pubblico dominio, adesso che c'è la direttiva potrei anche non citarla la licenza, perché la legge dice, però vabbè, io l'ho citata e cosa ho fatto? Sono cartoline, cioè se io ritaglio la pagina diventa una cartolina. Perché cartolina? Perché le cartoline sono considerate un oggetto, dalla norma, dalla direttiva, un po' borderline, cioè non è un'opera editoriale, ma è più gadget. E quindi era una provocazione per vedere se mi facevano causa, non mi hanno ancora fatto causa. Anche il prezzo, il prezzo di copertina... 71 euro, perché c'era il limite dei 70 euro una volta, adesso in realtà l'hanno cambiato, sì, per sta cosa qua 71 euro c'è gente che, c'è uno che mi ha scritto l'email, ma è un errore, mi ha scritto, è un errore di stampa, forse era 17, no, è 71, davvero, è ovvio che è una provocazione, ringrazio anche l'editore Nicola Cavalli che si è prestato per questa, cioè l'edizione che si è prestato per questa mossa, insomma, azzardata, però è uscito già da 2 anni e non mi hanno ancora fatto causa. Quindi si vede che non sono ancora, non sono così famoso. Fatemi causa voi, perché no. E no, deve farmi causa uno di questi musei. Tra l'altro le ho scelte sparpagliate, diciamo che per far incazzare un po' tutti i musei, cioè per non fare torto a nessuno. E commento perché... spalmato sul territorio. Volevamo. No, ecco, quello ci avevamo pensato, però insomma un po' di post sui social così l'abbiamo fatti, si vede che non si sono ancora accorti, però questa è un'ottima, sì, così sembra un modo per dire fatemi causa, mi sembra un po' masochismo, però no, era per far vedere, insomma, per fare un'azione simbolica e dire alla fine allora si può fare, non mi avete fatto nulla, perché tecnicamente qua ci sono tutti gli estremi per violare la norma. Vediamo quanto ci chiedono. E vediamo quanto ci metterà a cambiare questa norma così pesante. Lascerei un po' di spazio alle domande del pubblico, se ci sono. C'è Eliana che ha un microfono, Cecilia Conigni. Intanto grazie per questa presentazione. Una doppia questione. Intanto mi ha molto colpito la mappa europea, perché il caso Spagna, noi che siamo bibliotecari e che lavoriamo nelle biblioteche pubbliche, ci troviamo proprio in questa, no, questo giano bifronte. Abbiamo da un lato questo orientamento fortissimo alla promozione della conoscenza per tutti, quindi le biblioteche pubbliche sono questa cosa qua, biblioteche di tutti e per tutti, e quindi ovviamente quello è il nostro orientamento. Dall'altro siamo un'istituzione culturale che comunque sottostà alle norme, no, europee, italiane, quindi tiene conto di tutto quello che lei ha detto. Mi colpiva molto in questa mappa il verde della Spagna, perché per noi che abbiamo studiato le biblioteche pubbliche sappiamo molto bene che i paesi di area mediterranea interpretano, quindi l'Italia compresa, la Francia, la Spagna appunto, la missione delle biblioteche partendo da una visione di tipo patrimoniale, no, delle proprie collezioni, quindi mettono al centro la dimensione del possesso, proprietà, le realtà invece anglosassoni. Nel 1850 nascono in Inghilterra le public libraries, nascono con una legge che è orientata in tutt'altra direzione, quindi tutti i paesi di influenza anglofona in qualche modo rispondono a quell'obiettivo di missione. Quindi mi faceva piacere capire qualcosa di più sul caso Spagna. Io alzo la mano perché questa l'ho presa pari pari così come l'ho trovata e non ho approfondito su questo, probabilmente più esperto Marco.
E poi qualcosa invece su tutto quello che riguarda l'oltreoceano che lei ha citato, se ci dà qualche elemento più chiaro anche su questo. Oltreoceano loro hanno una cosa diversa, nel senso che hanno il cosiddetto fair use, che è molto più elastico, no? Cioè ha una elasticità, cioè proprio più che vale su tutto, è un principio generale che ti puoi giocare, puoi richiamare cercando di argomentare di fronte al giudice, perché da loro poi il giudice ha un potere più creativo del principio giuridico, no? E quindi non devi aderire alla norma necessariamente, perché la norma la crea parzialmente il giudice. Adesso sto semplificando molto. Da noi invece vedi che invece i giudici hanno quell'atteggiamento lì, soprattutto il nostro, su questi temi, no? Pilatesco, per cui ma la norma mi dice, io applico la legge, perché non sono io a dover dire cosa si può fare, cosa non si può fare, io devo interpretare la norma, e qui il legislatore ha detto così, noi applichiamo quella. Che poi su questo caso ci sarebbe da discutere, perché se c'è una norma superiore che è in conflitto, invece il giudice dovrebbe prendersi la briga di farlo, però sono gli avvocati che devono spingere. E se andate a leggere un po' gli atti del cave Michelangelo, gli avvocati potevano essere un po' più, insistere un po' su quella cosa lì dell'incompatibilità con la direttiva. Ci hanno provato, ma hanno usato un'altra norma, e secondo me hanno fatto un giro un po'. Sarebbe da vedere cosa fanno adesso in Germania con Ravensburg, perché non credo che gli avvocati di Ravensburg o di Condé Nast abbiano voglia di abbassare il tiro. Però ecco, sì, gli americani hanno un atteggiamento, sì, un po' diverso, cioè basta vedere anche questa cosa dell'intelligenza artificiale, no? che addestrare l'intelligenza artificiale. Le aziende stanno dicendo, per noi è fair use, perché è stato fair use per Google, cioè Google ha preso i libri, li ha scansionati, li ha messi online e gli hanno detto di fronte a una corte suprema che è fair use. Non ho capito perché noi non possiamo prendere e addestrare il sistema di intelligenza artificiale facendo sostanzialmente la stessa cosa. Da noi sarebbe molto più complesso, perché da noi c'è anche il diritto sui generis, che è quello sulle banche dati, che copre l'estrazione di dati, e quindi addestrare l'intelligenza artificiale non c'è modo. Beh, ma allora la nostra legge è del 41, ma è stata cambiata un sacco di volte, quindi non è che sia vecchia. Il rischio è che venga fuori peggio, cioè nel senso che no, dal punto di vista della cura linguistica non c'è dubbio, cioè le norme scritte in quegli anni sono molto più chiare, più belle linguisticamente, più eleganti di quelle che vengono scritte adesso. Quindi in un certo, è vero, perché è vecchia, ormai c'è delle norme che non si usano più, c'è tutta la parte sui contratti edizione che è superata, un sacco di cose, quindi andrebbe svecchiata nel suo impianto generale, ma ho una folle paura che tirino fuori un pastrocchio, e quindi forse in un certo senso il male minore è quello di tenersi una legge vecchia che però è scritta decentemente. Non so, adesso su questo non saprei. Hanno cambiato quella sui brevetti, quella sui marchi, quella sul design, il diritto d'autore è rimasta fuori. Ci si aspettava che prima o poi facessero anche quella. Infatti, ecco, se posso fare il mio commento, io non sono un giurista, d'accordo, sono un architetto, per cui tenete conto che la mia opinione vale meno di zero su queste cose. Però ecco, da quello che dice Simone, è una questione di tempo, perché comunque noi siamo stati bravi a fare l'Europa del mercato prima delle persone, però ci manca ancora questo, il diritto d'autore, ovviamente, e soprattutto la parte economica, no? che ci interessa il diritto d'autore, e quindi che interessa a tutti, no? Non c'è solo quello in realtà, ci sono anche i diritti morali, qui non gliene frega niente a nessuno, ecco, tranne quando si parla del David. Possiamo anche ipotizzare che sia una questione di tempo, no? Che prima o poi siamo costretti. Ecco, da quello che Simone dice, in maniera molto chiara, l'Italia non ha una normativa conforme alle direttive europee, il che significa che prima o poi, quando l'Europa si sveglia, ci può imporre una sanzione. Ecco, questo è quanto vorrei evidenziare su questo aspetto. Cioè, noi siamo riusciti a disapplicare, facendo finta di applicarle, delle direttive europee molto chiare, molto precise, molto semplici, che dicono: il patrimonio culturale, le immagini del patrimonio culturale devono stare nel pubblico dominio, cioè non è mica tanto complicato come concetto, no? Proprio chiarissimo. Ecco, siccome siamo bravi a incasinare tutto, siamo riusciti a incasinare anche questo, è incredibile, però io direi che è una questione di tempo, quindi io sarei personalmente abbastanza fiducioso che nell'arco della mia vita forse potremmo riuscire
a vedere questa cosa, qui finalmente siamo completamente liberi di utilizzare il patrimonio culturale, anche perché in realtà il grosso degli interessi economici sul diritto d'autore sta nei grandi editori, ai quali frega assai poco delle immagini del patrimonio culturale, gli interessano altre cose, i grossi interessi sono altrove, però sono molto bravi a creare veti incrociati quando si tratta di approvare qualche norma, o comunque sono, diciamo, la lobby più potente inevitabilmente, no? Cioè si chiama diritto d'autore, ma dovrebbe chiamarsi diritto dell'editore, perché insomma sappiamo benissimo chi è che guadagna i soldi veramente dall'editoria in Italia, non certo gli autori, no? Ecco. Ti ricordi il lavoro che aveva fatto la Giulia Reda? Per arrivare alla direttiva del 2019, quindi nei 2 anni precedenti, Giulia Reda, che era una parlamentare europea tedesca, aveva fatto un lavoro di convincimento, di divulgazione, proprio sulla libertà di panorama, sì. E non gliel'hanno fatta mettere. Cioè, no, nella direttiva, infatti, questa qua del 2019, doveva esserci una norma che diceva tutti i paesi dell'Unione Europea devono avere una norma sulla libertà di panorama. Gliel'hanno fatta togliere, cioè c'eravamo qua, c'era già il testo e tutto, gli hanno detto di no. Sì. Ecco, quindi una soluzione potrebbe essere, adesso che ci penso, non una nuova legge italiana sul diritto d'autore, ma un regolamento europeo. Cioè, adesso siamo entrati nella era dei regolamenti europei, perché il GDPR con la sua privacy è un regolamento europeo, quindi vuol dire che è una legge applicabile su tutto il territorio dell'Unione. Il DSA, Digital Services Act, è un regolamento, il Digital Markets Act è un regolamento, quello sull'intelligenza artificiale che stiamo discutendo è un regolamento, sta a vedere che al prossimo giro fanno un regolamento sulla proprietà intellettuale, sul diritto d'autore, e allora in quel caso non ti serve più, esatto, la legge italiana non ti serve più, perché hai una legge praticamente identica per tutti i paesi dell'Unione Europea. Quello sarebbe un grande passo avanti. Ma secondo me sul diritto d'autore ci metteranno tanto. Guardate come si sono inchiodati sull'intelligenza artificiale, sulla parte del diritto d'autore, sull'addestramento. Perché è un tema che genera veti, è vero. Cioè, quindi io cerco di mantenermi in forma nel frattempo per poter sopravvivere a lungo e vedere questa cosa fatta. Ecco. Due cose solo per dire l'impatto che ha sugli utenti di Wikipedia e di Wikimedia Commons questa cosa. Quando carichiamo immagini, e noi siamo utenti italiani, in realtà le stiamo caricando, anche se non lo sappiamo, su un server che sta negli Stati Uniti, perché i server di Wikipedia e Wikimedia Commons stanno negli Stati Uniti. E siccome le leggi disciplinano, cambiano in base a dove sta il server, allora quale legge dobbiamo rispettare? Quella degli Stati Uniti, della Spagna, dell'Italia? In realtà, se siamo italiani e carichiamo le foto come abbiamo fatto di Wikilove Monument su Wikimedia Commons, dobbiamo rispettare sia le leggi statunitensi che quelle italiane, perché il server sta negli Stati Uniti, poi mi correggimi se sbaglio Simone, ma siccome siamo utenti italiani siamo comunque tenuti a rispettare le leggi italiane, d'accordo? Se ci sono turisti, no? O visitatori da altri paesi che vengono a scattare le foto in Italia, quale legge devono rispettare? Comunque la legge italiana, perché stanno scattando le foto sul suolo italiano. Ecco, questo per chiarire. So che nell'epoca di internet parlare di confini è semplicemente anacronistico, ma le leggi sono ancora basate su questo concetto ottocentesco e superato dei confini. E quindi, forse anche prima dell'Ottocento. E quindi è così, perché comunque va bene, il diritto d'autore abbiamo capito che in realtà è un'invenzione recente, che è stata un po', di cui il nostro sistema economico si è impadronito, ma i grandi capolavori della letteratura e dell'arte sono stati creati al di fuori di questo paradigma. Manzoni ha scritto, Leopardi non avevano diritto d'autore sulle loro opere, non sono state create grazie al diritto d'autore. No, Manzoni sì. Sì, c'è anche una delle prime sentenze sì, perché era Regno d'Italia, sì, vai a cercarla proprio su e comunque lui non ha guadagnato niente, ecco, sì, che abbia esatto, che lui avesse bisogno di guadagnare, però che ci fosse un diritto d'autore, che ci fossero già delle diatribe con l'editore, c'è la storia, ecco, tra Manzoni e l'editore dell'epoca dei Promessi Sposi, col diritto d'autore dell'Ottocento ovviamente, però c'era già, ecco. E ultima cosa, se io carico un'immagine di una chiesa o di un palazzo o di un museo italiano su Wikipedia, allora non parliamo di diritto d'autore, d'accordo? Immaginiamo che siano cose, no, di cui non esiste il diritto d'autore, ma ci sono i diritti connessi, la sovrintendenza, no? Devo chiedere permesso alla sovrintendenza o no? Ecco, allora qui si apre ovviamente una questione. L'interpretazione attuale della comunità di Wikimedia, interpretazione della comunità internazionale e anche di Wikimedia Foundation e quindi anche dei suoi avvocati, è
No, che non c'è bisogno di nessuna autorizzazione, perché il caricare immagini di Wikimedia Commons, l'unica cosa che ti chiedono è se sei a posto col diritto d'autore. È il motivo per cui purtroppo ci cancellano gli edifici di arte contemporanea dei grandi architetti italiani quando li carichiamo, perché non sono a posto col diritto d'autore. Ma se io carico un'immagine che è di un'opera d'arte che viene dagli Uffizi o da qualsiasi museo italiano o un sito archeologico, ce la cancellano? No, non ce la cancelleranno mai. Però allora, e quindi la possiamo usare tranquillamente su Wikipedia. Però attenzione, al momento, se io prendo quella immagine lì, no, che è concessa con licenza libera, per cui chiunque la può utilizzare, almeno dal punto di vista del diritto del fotografo, ovviamente, no? Non di quello, ecco. E la vado a utilizzare su un libro, sono libero di farlo interamente? No, devo chiedere permesso nel caso, per esempio, di un sito archeologico alla sovrintendenza. Quindi siamo in una situazione in cui sì, va bene, Wikipedia, sono tutti contenti, grosso modo, si è, diciamo, creata la sua nicchia, no, di libertà, però noi vorremmo che questa nicchia di libertà in realtà fosse più ampia e riguardasse tutto, no? Anche gli utilizzi successivi, perché in realtà le immagini che sono su Wikipedia sono molto copiate, d'accordo? Ecco, ma quindi c'è questo problema, e anche il concorso Wikimedia Monuments vuole sensibilizzare rispetto a questo, che ci piacerebbe che le foto che vengono caricate per Wikimedia Monuments, ma anche tutte le altre 10 milioni di foto che ci sono su Wikimedia Commons, fossero utilizzabili senza vincoli da tutti quanti, come nella maggior parte dei paesi del mondo. Grazie. Grazie a Marco. Simone, ci sono altre domande? Altrimenti lasciamo spazio agli interventi successivi che sono... Posto. Grazie mille. Allora, passerei allora all'intervento successivo per parlare di patrimonio culturale condiviso, nuovi paradigmi per la cultura e la valorizzazione delle collezioni. Passo la parola ad Anna Maria Marras, archeologa e ricercatrice presso il Dipartimento di Studi Storici dell'Università di Torino e membro del direttivo di Comitalia. Buongiorno a tutti, sono molto contenta di essere qua, soprattutto per Wikilos Monuments, insomma, che mi riporta indietro anche alla mia attività di coordinatrice ormai qualche anno fa di Wikimedia Italia per musei e archivi. Quello di cui vi parlerò oggi riguarda appunto, parleremo di patrimonio culturale. Abbiamo parlato di anche dell'evoluzione di concetto di patrimonio culturale e come la partecipazione delle persone nella gestione, nella cura di questo patrimonio, del nostro patrimonio culturale, di quello che si intende per patrimonio culturale, è sicuramente il futuro e consente la sostenibilità anche del nostro patrimonio. Partiamo dalla Convenzione UNESCO. Secondo la Convenzione del Patrimonio Mondiale dell'UNESCO, ratificata nel 1972, il patrimonio culturale è costituito, adesso poi andrò anche veloce perché piacerebbe poi avere tempo anche di un confronto, insomma, con voi. È costituito da monumenti, quindi opere architettoniche, plastiche, pittoriche, eccetera, gli agglomerati, gruppi di costruzione isolate o riunite che per la loro architettura, unità o integrazione del patrimonio nel paesaggio hanno valore universale eccezionale, i siti, opere dell'uomo, opere coniugate dell'uomo, della natura e così via. Cosa dice? Ritorniamo insomma al nostro codice, andando a vedere altri articoli. Il codice dei beni culturali del paesaggio dice che il patrimonio culturale è costituito da beni ovviamente culturali e da beni paesaggistici. Sono beni culturali
soffermandoci sui beni culturali, sono beni culturali le cose immobili e mobili che ai sensi degli articoli 10 e 11 presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico, e le altre cose individuate dalla legge in base alle quali testimonianze aventi valore di civiltà. Quando poi andiamo a vedere anche insomma, i beni culturali, anche i beni culturali sono le testimonianze aventi valore di civiltà, scusate, i luoghi della cultura indicati poi dal codice dei beni culturali e del paesaggio sono i luoghi che sono preposti per la tutela e la valorizzazione di questi beni culturali. Entrando un po' anche nell'evoluzione del concetto di patrimonio culturale, perché insomma il digitale ormai ha un ruolo molto importante nel patrimonio culturale, cosa ci dice il Programma Nazionale della Ricerca? Anche nel programma 2020-2021, grande ambito di ricerca, innovazione, cultura umanistica, creatività, trasformazioni sociali e società dell'inclusione. Vedete come entra in gioco adesso anche l'aspetto della trasformazione sociale e dell'inclusione, no? Quindi un patrimonio culturale che è sempre più rivolto a tutti. Quindi il patrimonio culturale in tutte le sue forme e diversità, tangibile e intangibile, immobile e immobile, digitale e digitalizzato, ovviamente paesaggistico, e nelle sue componenti sociale, economica, ambientale e culturale, sono punti di forza del nostro paese e asset per lo sviluppo sostenibile, la crescita economica e il benessere sociale delle comunità. E qua vediamo come entra in gioco, a parte vi dicevo l'inclusività, ma l'aspetto del benessere culturale. Il patrimonio culturale e la cultura sono elementi importanti per il benessere dell'individuo e delle comunità in cui l'individuo fa parte. È un fattore quindi riconosciuto in senso estensivo e non selettivo, il patrimonio culturale è un grande fattore di coesione e di radicamento nella peculiarità dei territori, fonte condivisa di ricordo. Anche qua ho messo in evidenza questo aspetto, fonte condivisa di ricordo, che mi piace molto come concetto. Quindi abbiamo l'inclusione, abbiamo l'inclusione, abbiamo l'aspetto sociale, il benessere sociale, ma anche abbiamo il ricordo. Perché il patrimonio culturale si trasmette anche per ricordo, no? Noi dobbiamo lasciare per le nostre generazioni future il ricordo del patrimonio, comprensione, dialogo, coesione, creatività che va e poi condiviso. Questo è un altro termine importante nel patrimonio culturale, e tutti i progetti che si portano avanti in maniera partecipata, vedremo che cosa significa anche partecipazione culturale, tutti i progetti che poi sono portati avanti anche da Wikimedia e i progetti wikipediani sono progetti che hanno un forte valore di condivisione, perché vengono appunto co-creati, le persone lavorano, gli individui lavorano insieme per la creazione e la documentazione di questo patrimonio. Quindi vediamo cosa significa investire sul patrimonio culturale. Significa consolidare un riconosciuto prestigio delle discipline umanistiche e antichistiche, stimolare l'innovazione e rafforzare la competitività dell'impresa, favorire la crescita economica e lo sviluppo locale dei piccoli centri del turismo culturale, ma anche contribuire alla costruzione di società riflessive di cittadini sempre più consapevoli della propria storia e memoria condivisa e dello spazio culturale comune e della pluralità delle sue espressioni. Quindi anche in questo caso vedete l'importanza entra un altro, abbiamo parlato di inclusione, abbiamo parlato di benessere sociale, abbiamo parlato di ricordo, di beni condivisi, di sapere condivisi e anche qua consapevoli, perché la conoscenza condivisa del patrimonio culturale fa sì che i cittadini siano consapevoli ancora di più del proprio patrimonio, quindi è un po' un circolo che ritorna. Di patrimonio culturale parla anche il abbastanza discusso Piano Nazionale di Digitalizzazione,
di cui stiamo vedendo, vediamo l'attuazione. Come sapete, insomma, il piano nazionale di digitalizzazione realizzato dall'Istituto della Digital Library, che adesso con la nuova riorganizzazione del Ministero è passato a istituto di prima fascia, a istituto di seconda fascia. Non so se avete avuto modo di vedere la nuova proposta di riorganizzazione del Ministero. Ci saranno reintrodotti dei dipartimenti, quattro dipartimenti. Sotto questi quattro dipartimenti avremo le nuove direzioni generali, alcune nuove, alcune insomma c'è stato un po' uno spostamento di direzioni generali. E sotto la Digital Library rientra da istituto di prima fascia, diventa un istituto di seconda fascia. E insieme poi ad altre appunto fanno parte del dipartimento a cui fa parte la Digital Library, fanno parte le direzioni generali che si occupano anche di patrimonio culturale, di comunicazione, e nel modo specifico la Digital Library è sotto la direzione generale che si occupa di digitalizzazione e comunicazione, quindi la digitalizzazione sarà messa insieme alla comunicazione. Non mi esprimo su questo aspetto, perché la digitalizzazione è sicuramente un aspetto molto più articolato, quindi mettere insieme esclusivamente digitalizzazione e comunicazione è forse un po' limitante. Cosa ci dice il Piano Nazionale di Digitalizzazione? Il patrimonio culturale è un fondamentale generatore di valori all'interno della società. Lo abbiamo ereditato dal passato, quindi anche qua si parla ovviamente della consapevolezza dell'eredità del patrimonio culturale, che vedremo fra poco con Faro. In tal senso, musei, gli archivi e le biblioteche, i luoghi della cultura, garantiscono la preservazione nel tempo degli oggetti materiali che consideriamo beni culturali, promuovendo lo sviluppo del pensiero critico, della crescita individuale, dell'inclusività generazionale, etnica e confessionale, della partecipazione attiva della cittadinanza. Quindi vedete come in questo caso l'aspetto ritornano rispetto a quello che abbiamo detto precedentemente, l'aspetto dell'inclusione, e poi si introduce un po' il tema anche della partecipazione in maniera più esplicita. Convenzione quadro sul valore del patrimonio culturale per la società, la cosiddetta Convenzione di Faro, adottata dal Consiglio dei Ministri d'Europa il 13 ottobre del 2005, è entrata in vigore il 1 giugno del 2011 e ratificata in Italia nel 2020. Cosa ci dice la Convenzione di Faro? Qua ho preso l'iscrizione della voce di Wikipedia sulla Convenzione di Faro. Stabilisce alcuni diritti e responsabilità riguardo al patrimonio culturale, citando il contesto, l'articolo 27 della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, che garantisce il diritto di prendere parte liberamente alla vita culturale della comunità, di godere delle arti e di partecipare al progetto scientifico e ai suoi benefici. Quindi qua di nuovo l'aspetto della partecipazione delle persone nel patrimonio culturale a diversi livelli, no? Poi introduciamo un po' di altri elementi. Cosa ci dice l'articolo 2? Definizione e scopi di questa convenzione. Ci dice riguardo il patrimonio culturale che è un insieme di risorse ereditate dal passato che alcune persone identificano, indipendentemente da chi ne detenga la proprietà, come riflesso ed espressione dei loro valori, credenze, conoscenze, tradizioni, costantemente in evoluzione. Esso comprende tutti gli aspetti dell'ambiente derivati dall'interazione del tempo fra luoghi e persone. Una comunità patrimoniale, quindi le comunità di Faro, le comunità d'eredità, è costituita da persone che attribuiscono valore a degli aspetti specifici del patrimonio culturale, che si desiderano nel quadro di un'azione pubblica sostenere, trasmettere alle generazioni future. Quindi anche in questo caso si parla di più che altro di futuro, di generazioni, quindi andiamo dal ricordo alla generazione futura.
introduco un altro argomento, che sono tutti comunque elementi che sono legati. La citizen science, non so, ovviamente immagino che ne avrete sentito parlare, difficile dare una definizione di citizen science, possiamo dire che genericamente sono attività collegate ad una ricerca scientifica a cui partecipano anche i cittadini e cittadine ovviamente, non esperte in quel dato argomento. Quindi cosa possiamo fare noi attivando dei progetti di citizen science? Possiamo fare in modo che la società scientifica, la comunità scientifica dialoghi con i cittadini e le cittadine, quindi con delle persone che non sono esperte in quel determinato ambito di ricerca, ma che possono dare in qualche modo il loro contributo. L'European Citizen Science Association ha indicato 10 principi della citizen science. Adesso li vedremo velocemente. È una metodologia di ricerca, come qualunque altra, con i limiti e margini d'errore che devono essere considerati tutti sotto controllo. I dati e metadati provenienti dalla citizen science sono resi pubblicamente disponibili e, ove possibile, sono risultati in formato di libero accesso. E qua introduciamo il concetto di open access, quanto sia importante l'accessibilità dei contenuti per tutti. E qua apro una parentesi sul termine, un termine in cui abbiamo parlato di inclusione e non abbiamo parlato di accessibilità. Accessibilità e inclusione sono due concetti diversi che ovviamente vanno sempre insieme. Quando parliamo di accessibilità digitale non parliamo soltanto di tecnologie assistive o di altri accorgimenti che consentono che, per esempio, un nostro sito web sia accessibile seguendo gli standard dell'accessibilità del W3C o gli altri standard che sono o le indicazioni dell'AGID, ma significa anche rendere i contenuti accessibili. Ovviamente abbiamo anche l'aspetto dei fair data, adesso qua non voglio introdurre troppi concetti, quindi accessibili che siano comunque attraverso l'utilizzo di licenze aperte, siano in ogni modo riutilizzabili, riusabili, condivisibili e non chiusi. Il contributo delle persone coinvolte nei progetti citizen science viene riconosciuto ufficialmente nei risultati dei progetti e nelle pubblicazioni. Poi vado avanti. I progetti di citizen science coinvolgono attivamente i cittadini in attività scientifiche che generano nuova conoscenza e comprensione, e qua ritorniamo alla parola conoscenza e comprensione, che può essere messa insieme all'altro aspetto, quello della consapevolezza del proprio patrimonio, delle proprie risultati. Sia gli scienziati che i professionisti coinvolti traggono vantaggio dal prendere parte dei progetti di citizen science. Le persone coinvolte nei progetti di citizen science ricevono ovviamente dei feedback sulle loro attività. Vi vengono in mente dei progetti di citizen science? O avete mai partecipato a un progetto di citizen science? Ci sono per esempio, in un certo modo partecipare ad alcuni progetti anche wikipediani portati avanti da istituzioni, quindi mi riferisco anche a Marco, immagino le editathon, i vari mappathon che vengono realizzate in collaborazione con, generalmente in collaborazione con esperti di dominio e cittadini. Questi sono progetti di citizen science perché si genera insieme nuova conoscenza. Però ci sono altre, e poi lo vedremo alla fine, c'è una grande piattaforma che si chiama Zooniverse, che è dedicata, poi magari vi faccio vedere alla fine, vi faccio vedere sia Zooniverse che il progetto Trove della National Library of Australia, che è secondo me un progetto assolutamente di riferimento per quando parliamo di cura e valorizzazione delle collezioni in maniera condivisa tra cittadine e cittadini e istituzioni. Ma quindi per fare questo noi dobbiamo, non abbiamo soltanto bisogno di piattaforme che ci aiutano a fare questo, ma abbiamo bisogno di
elaborare una strategia di partecipazione. Che cos'è la partecipazione? È prendere parte a una forma di qualsiasi attività, sia semplicemente con la propria presenza, con la propria adesione, con un interessamento diretto, sia recando un effettivo contributo al compiersi dell'attività stessa. Per esempio, in un progetto collaborativo, aiutare a scrivere delle voci, per esempio su Wikipedia, ma anche caricare delle immagini. Wiki Lost Monuments vede il coinvolgimento, la partecipazione delle persone nell'attività di donare, no? La loro offrire, mettere a disposizione, per esempio, una loro immagine e metterla a disposizione di tutti, con le varie, insomma, licenze e indicazioni che ci dicevano prima. Si parla infatti, e poi partecipazione, ma anche di patrimonio partecipativo. C'è un bellissimo libro, ormai del 2017, che si chiama Participatory Heritage, in cui sono portati, ad esempio, vengono descritti tanti esempi di patrimonio partecipato, quindi quando le comunità che possono in maniera diversa, una comunità su Facebook può portare avanti un progetto di patrimonio partecipato, quindi per esempio portare avanti, condividere delle immagini o delle immagini o anche dei contenuti propri per quel determinato progetto, quel determinato argomento. C'è un bellissimo progetto che non so se conoscete, che si chiama dell'ICCD, che si chiama Scene da un patrimonio. Cosa fa Scene da un patrimonio? Rispetto a Zooniverse e altre piattaforme di crowdsourcing, adesso i progetti di crowdsourcing prevedono attraverso il digitale l'uso del supportano proprio la citizen science, la creazione di progetti condivisi in cui attraverso un determinato compito, task che si dà all'utente, vengono generati nuovi contenuti, vengono inseriti nuovi contenuti. Vedremo poi un esempio, adesso ve lo lascio un po' alla fine. Il patrimonio partecipativo riunisce individui attorno al contenuto, all'esperienza in esso presente. Questi individui hanno un forte desiderio di interagire con il contenuto del patrimonio al fine di acquisire, condividere e creare nuove conoscenze. Quindi qua rientra di nuovo in gioco il termine delle conoscenze. E adesso, come possiamo, a proposito di... Scusate qua. E poi vi faccio vedere anche Scene da un patrimonio. Scene da un patrimonio, prima di parlare di Voluntrov e di andare in Australia, Scene da un patrimonio è un bellissimo progetto dell'ICCD, è un progetto di crowdsourcing, quindi che vede la partecipazione del crowd, della folla, nel condividere la propria conoscenza, ma anche il proprio patrimonio personale, in cui le persone sono invitate a inviare delle foto, delle immagini che descrivono un momento della loro vita privata o un determinato aspetto della partecipare a un determinato tema. Sono tutti percorsi che vengono definiti, quindi non è che ho detto ho una foto, la invio, la carico su Scene da un patrimonio. No, ci sono i diversi filoni tematici, quindi le persone sono invitate a partecipare. Vedete, ville vive, il paese nel pallone, quindi io ho un'immagine di quando giocavo a calcio, avevo 8 anni, decido di condividerla con tutti. E vedete, poi qua c'è l'aspetto, il come partecipare, qua ci sono le varie indicazioni, ovviamente le foto non devono
saranno, poi vedete, la licenza Creative Commons CC BY SA NC 4.0, quindi non a scopo commerciale, e le varie indicazioni su come caricare l'immagine. È un bel progetto di partecipazione questo. Però il progetto, secondo me, anche più longevo, perché andiamo indietro di diverso tempo, diciamo che la National Library of Australia è da almeno dal 2003 che si occupa di crowdsourcing, quindi di attività digitali che prevedono la partecipazione delle persone nell'arricchimento anche delle informazioni sulle proprie collezioni. E cosa fa la National Library of Australia? Ha una parte del suo nuovo portale, prima era un portale apposito, adesso è integrato nel portale della biblioteca, e attiva, dà l'opportunità alle persone di diventare volontari, sono definiti volontrove, quindi vedete anche a livello comunicativo e comunitario si crea proprio una comunità di volontari che partecipano a quelle determinate attività promosse dalla biblioteca. Possono creare delle liste. Ovviamente quando si partecipa a un progetto di crowdsourcing si può partecipare sia singolarmente ma sia individualmente. La cosa fondamentale è che comunque si collabora con gli altri. Quindi adesso io vi parlo di questo, ma per esempio uno dei progetti di crowdsourcing che sta prendendo molto piede in ambito della comunità della ricerca si chiama Trascribus. E prevede appunto soprattutto orientato sulla correzione dell'OCR, sapete, il riconoscimento automatico dei caratteri. Quindi noi abbiamo un'immagine di un documento, lo scansioniamo, applichiamo uno software di OCR, quindi estraiamo il testo in automatico. Spesso, il 90% delle volte, abbiamo degli errori da questo testo. Quindi una delle attività più comuni, e anche per esempio ritornando un po' alle piattaforme di Wikimedia, per esempio Wikisource, vengono inserite i testi scansionati. Le attività che vengono fatte principalmente in crowdsource sono quelle di correzione del testo, perché appunto dalla scansione, dall'OCR, non abbiamo un testo così corretto. Quindi, per esempio, una delle attività che viene fatta dai voluntrov è quella della correzione del crowdsource, dell'OCR, quindi la correzione del testo. Ma possiamo anche aggiungere dei tag. Un'altra delle attività fatta in questi progetti di crowdsourcing è assegnare dei tag, soprattutto per le immagini. E questo perché è importante? Perché noi possiamo acquisire in digitale delle immagini. A queste immagini cosa diamo generalmente? Abbiamo dei metadati, titolo, che siano tecnici, che siano strutturali, eccetera. Abbiamo il titolo, l'autore, l'anno, eccetera. Ma cosa ci manca? Sapere che cosa c'è in quell'immagine. Quindi adesso ovviamente con i nuovi con l'intelligenza artificiale ci sono dei programmi, dei software che in automatico ci descrivono che cosa è contenuto in quell'immagine. Però abbiamo sempre la necessità di correggere e di controllare, perché non è detto che il riconoscimento automatico di contenuto di quell'immagine sia corretto. E qua entrano in gioco i volontari, che possono o correggere magari quel determinato tag, o inserire un tag, per esempio, o un'immagine di un paesaggio, ho capito, fatta nel 1902 da Anna Maria, paesaggio della Valpellice, eccetera. Ma che cosa c'è? C'è un albero, c'è un fiume? Sono tutte informazioni che sono utili poi per un'ulteriore classificazione, no? più dettagliata. E quindi questo come istituto cosa mi dà in più? Mi dà un arricchimento delle informazioni che io già sul mio patrimonio. E questo lo posso fare però solo in maniera volontaria, perché su 10.000 foto, immaginatevi fare un lavoro del genere su 10.000 foto. E allo stesso tempo io sto creando una comunità che si identifica come questa di Voluntrove nella National Library of Australia,
e però quindi che si identifica, quindi sto creando una comunità che si identifica e gli sto restituendo magari una classificazione, una modalità più facile nel ricercare quei contenuti, quindi non soltanto utilizzando i metadati. E poi possono aggiungere articoli e categorie, posso aggiungere immagini e così via. Chiudo, così vi faccio vedere, per chi non la conoscesse, anche questa piattaforma, che è la piattaforma più grande a livello mondiale di crowdsourcing. Vedete qua i numeri delle persone che partecipano ai vari progetti che sono inseriti, si tratta di diversi, possono inserire diversi progetti, vedete il numero dei progetti, il numero dei volontari che sono registrati e che partecipano a queste attività. Qual è un aspetto fondamentale, qua chiudo, nel patrimonio partecipato, in queste tutte attività di citizen science, di patrimonio partecipato e così via. Patrimonio partecipato a volte significa, non ve ne ho parlato, ma perché mi sono concentrata più su questi aspetti del digitale, significa anche gestione condivisa del patrimonio. Pensate, in Italia abbiamo due bellissimi esempi. Uno è a Napoli, la cooperativa La Paranza, che gestisce dei beni culturali, e quindi è anche un patrimonio partecipato, abbiamo visto l'aspetto anche sociale, come entra come ha la sua importanza. La cooperativa La Paranza sta nel rione Sanità Napoli, quindi un rione che ha comunque delle sue criticità, sappiamo, insomma, e quindi ha un alto valore sociale, quindi c'è la cura del patrimonio e anche l'aspetto dell'utilità sociale. E un altro progetto che a me piace molto è quello del Teatro Sociale di Gualtieri in Emilia Romagna, dove un gruppo di ragazzi e ragazze di questo paese di Gualtieri hanno preso in mano il teatro comunale, che era in degrado, e hanno iniziato a realizzare. Poi adesso il progetto si è evoluto, sono diventati più di un'associazione e così via. Hanno creato un teatro sociale, quindi utile alla società. Loro hanno poi visto anche uno sbocco lavorativo in questo, quindi partendo da una rigenerazione di un bene culturale che stava in pessime condizioni, si è fatto, diciamo, un progetto sociale per tutto il comune, generando un bene, anche un benessere anche per tutta la comunità. Nei progetti di crowdsourcing, qua chiudo, qual è un aspetto importante nei progetti di partecipazione, eccetera? Dare un feedback a chi partecipa, la restituzione. Quindi, per esempio, in questo caso, vedete, su Zooniverse sono presenti le immagini di chi ha partecipato ai vari progetti. Spesso nei progetti, anche su Volontrove, eccetera, si trova l'elenco di contributori che hanno partecipato in maniera più costante o che hanno contribuito a più progetti, eccetera. Quindi dare un riconoscimento, che sia in mettere la propria foto, i ringraziamenti, o trovare, insomma, qualsiasi altro aspetto che possa gratificare e dare il senso di comunità di chi ha partecipato a questi progetti, è sicuramente un aspetto fondamentale. Qua non so se sono andata lunga, non ho preso il tempo, scusatemi, e non so se avete se c'è tempo per delle domande. Sì, sì, ma infatti molto interessanti questi esempi sui progetti che comunque permettono a tutti di partecipare, anche di avere poi alla fine anche un po' di gratificazione, perché è sempre importante sapere di essere parte attiva anche nella condivisione, nella creazione di conoscenza. Se qualcuno ha qualche domanda sui progetti, o non so, posso portare il microfono oppure andiamo avanti? Sì, infatti
C'è adesso il video open access al museo, l'esempio del museo egizio. Sì, poi dopo lascio la parola a Marco, che è meglio. L'open access è importantissimo perché i musei sono l'enciclopedia materiale delle generazioni che ci hanno preceduto. Come l'articolo 9 della Costituzione, è la Repubblica che custodisce il patrimonio culturale e la ricerca tecnico-scientifica. Le nostre collezioni quindi appartengono alla Res Publica, ai cittadini, sono la memoria collettiva che proprio nelle nostre sale, nei nostri oggetti, trovano la testimonianza, quel frammento di memoria che le generazioni precedenti ci hanno lasciato. E quindi per far vivere la collezione, per radicarne il ricordo, per fare in modo che lo studio si sviluppi e che si sviluppi l'industria culturale e creativa, la prima necessità assoluta è che tutte le collezioni siano accessibili a tutti, in ogni dove e in ogni luogo. Il Museo Egizio ha avviato con Wikimedia Italia un eccezionale progetto di diffusione delle nostre immagini. Più di 2.500 oggetti che sono esposti nei 2,5 chilometri del percorso del Museo Egizio verranno pubblicati su Wikimedia attraverso cartelle e immagini che arrivano dal nostro archivio fotografico. E in abbinamento a questo ci saranno anche i dati relativi a questi oggetti, che ci parlano dunque della cronologia, provenienza, materiali. Insomma, sì, portiamo sostanzialmente la collezione del Museo Egizio esposta nelle nostre gallerie direttamente su Wikimedia. La fotografia digitale, la modellazione 3D, lo studio, la ricerca e i dati che vengono collegati a questi modelli sono un elemento imprescindibile oggi per preservare non solo la conoscenza, ma soprattutto anche poter in qualche modo preservare gli oggetti nel caso malaugurato in cui questi possano essere danneggiati in futuro e avere così a disposizione dei modelli altamente precisi che ci permettano eventualmente di fare delle integrazioni, ricostruzioni in ambito conservativo. La modellazione 3D rappresenta l'ultima frontiera qui in museo per i processi di digitalizzazione. Non soltanto si passa dunque dal bidimensionale al tridimensionale, ma abbiamo l'opportunità anche di agganciare dati a questi modelli. La fotogrammetria in particolar modo è uno degli strumenti più importanti che ci permettono proprio di ricostruire digitalmente degli oggetti, ma il modello 3D è anche l'opportunità per avere dei supporti che ci permettano di vedere anche nel tempo come gli oggetti eventualmente si sono mantenuti oppure sono stati danneggiati ed eventualmente dare istruzioni magari alle prossime generazioni di curatori e restauratori su come intervenire sui nostri oggetti. Wikimedia Italia si occuperà in primo luogo di caricare su Wikimedia Commons, sul nostro archivio di file, le immagini che riceveremo dal Museo Egizio, quindi sia le immagini sia tutti i dati a corredo. Dopodiché sia Wikimedia Italia sia la comunità dei contributori volontari che sono attivi sui progetti Wikimedia potranno utilizzare queste immagini per illustrare le voci di Wikipedia nelle loro diverse versioni linguistiche e anche tutti gli altri progetti fratelli. Il museo si prende cura degli oggetti. A me piace usare questa parola cura invece di parlare di tutela e di valorizzazione. Molto spesso si è fatta una divisione fra questi due aspetti, invece io ritengo che la parola cura sintetizzi tutto ed è quello che fanno i musei. Cura significa cercare di fermare la loro decadenza materiale. Significa al contempo radicare il ricordo nella società di modo che gli oggetti possano continuare a vivere. I musei quindi fanno questo doppio lavoro. Da una parte conservano la materialità degli oggetti, dall'altra la comunicano al pubblico e hanno, come sempre, come dal vero momento in cui furono fondati con il primo museo di Alessandria, solo un elemento per far tutto ciò che è la ricerca. Ricerca necessaria per poter costruire un dialogo culturale. Thank you.
sottolineare sul fatto che effettivamente stiamo caricando queste immagini. Ci sono già più di 6.000 immagini del Museo Egizio disponibili su Wikimedia Commons e a presto raddoppieremo la quantità di queste immagini e quindi continueremo anche nel 2024 questa collaborazione che abbiamo iniziato già da un paio d'anni con il Museo Egizio. Perché possiamo farlo con il Museo Egizio anche nelle condizioni non fantastiche in cui in questo momento questo, diciamo, la situazione normativa in Italia? Perché il Museo Egizio è una fondazione, non è un museo statale e quindi è più libero di condividere le sue immagini. Purtroppo non c'è la stessa libertà da parte dei musei statali e non mi piacerebbe che ci fosse. Insomma, grazie. E procederei adesso con l'intervento di Cecilia Cognini, dirigente del Servizio Biblioteca Città di Torino. Con l'intervento "Quando la condivisione della conoscenza diventa bene comune, le buone pratiche della biblioteca, delle biblioteche civiche torinesi". Sentite? Intanto sì, buongiorno, sì. Grazie a tutti, cercherò, vista l'ora, di essere abbastanza stringata, però questa è un'occasione importante. Io sono dirigente del servizio da giugno dello scorso anno e mi sono da giugno del 2020. Siamo però in una fase di sviluppo del sistema di biblioteche pubbliche della nostra città molto importante. Civiche, si sente? Più vicino? Così va bene. Quindi una ridefinizione del ruolo delle nostre biblioteche all'interno delle linee strategiche di sviluppo della città di Torino, potenziandone la funzione di luoghi di prossimità. Voi sapete che le nostre biblioteche sono 18 biblioteche, comprendendo anche la biblioteca civica centrale e la biblioteca civica musicale, sono un unicum, quindi anche dal punto di vista della visione, dell'interpretazione del patrimonio, delle collezioni, chiaramente sia la dimensione delle articolazioni storiche, sia dell'articolazione delle collezioni storiche con quelle contemporanee vanno lette come un unicum. Quali sono queste linee strategiche? Io brevemente mi avvarrò di un PowerPoint che poi potete visionare sul nostro sito per raccontarvi anche qual è la linea di sviluppo della nostra Biblioteca Civica Centrale, nell'ambito della quale si inserisce anche il progetto che per il bando 2023 Biblioteche e Musei di Wikimedia Italia ha vinto un finanziamento specifico proprio per provvedere alla digitalizzazione dei documenti provenienti dalle nostre collezioni, dalle collezioni dell'archivio storico e dell'archivio del Politecnico, per raccontare la storia di questo luogo. Questa per noi, aggiungo anche questo elemento, riteniamo che il progetto della nuova Biblioteca Civica Centrale di Torino sia un progetto che ha una sua peculiarità. I progetti di grandi biblioteche pubbliche finanziati dal Piano Nazionale Complementare del PNRR in Italia sono due: uno è il progetto della BEIC a Milano e l'altro è il progetto della Biblioteca Civica Centrale di Torino. Il progetto della Biblioteca Civica Centrale mette al centro un tema, quindi non è una nuova sede per la Biblioteca Centrale, è nella sua definizione di nuova sede una nuova biblioteca e quindi mette in connessione fortemente la reinterpretazione degli spazi di Palazzo delle Esposizioni. In particolare noi, la biblioteca troverà spazio nel padiglione 2 Nervi, nel padiglione 2B Ettore Sozza Spadre, nel padiglione 4 sempre padiglione Nervi, per una dimensione di circa 20.000 metri quadri al pubblico, con una reinterpretazione ovviamente non solo in piano, in chiave orizzontale, no, della conoscenza, perché questa biblioteca si sviluppa in orizzontale, un grande open spazio aperto rispetto a una biblioteca che è quella attuale, che invece si sviluppa in altezza. Adesso vi faccio poi vedere delle immagini. Dall'altra, chiaramente, mette in relazione
le collezioni storiche speciali della nostra biblioteca centrale con le collezioni contemporanee, quindi creando una relazione dinamica che chiaramente si avverrà anche dei processi di digitalizzazione che in questo momento sono da un lato quello finanziato da Wikimedia Italia e dall'altro un finanziamento che abbiamo ottenuto a fine anno dalla Regione Piemonte sul bando digitalizzazione e catalogazione dei fondi storici per digitalizzare il nostro fondo di edizioni bodoniane, che è uno dei più importanti a livello nazionale e internazionale. Quindi questo è l'altro filone. Quindi chiaramente con un'intenzione di fortemente, Christian Greco lo diceva pensando alla missione, no, dei musei, che è quella di una visione della conoscenza e delle collezioni integrata. Non ci sono le collezioni storiche da una parte, chi conosce la Biblioteca Civica Centrale lo sa molto bene, le nostre collezioni sono preservate in Torre Libraria, nella sezione manoscritti rari. In questa biblioteca avremo uno spazio di 2000 metri quadri destinato proprio al racconto della città, al racconto della biblioteca, al racconto delle collezioni anche storiche della nostra biblioteca centrale. Vado brevemente a farvi vedere solo qualche immagine. Non è questo? Dov'era? Questo? Dove sono io? Questo? No? No? Forse è saltato. E dov'è? No, aspetta, ma non importa, ci rivado. Lo riprendo. Evidentemente è stato chiuso prima, non è un problema. Ovviamente questo lavoro per noi vuol dire anche riorganizzare l'organizzazione, cioè riprogettare l'organizzazione delle biblioteche civiche, ed è quello che stiamo facendo. Allora vado velocemente a farvi vedere solo qualche immagine per non prendere troppo tempo. Quindi una relazione strettissima tra l'evoluzione e le trasformazioni della città e l'evoluzione e le trasformazioni delle biblioteche civiche della nostra città, con due linee di finanziamento che sono le linee di finanziamento del piano integrato urbano, cioè piano nazionale di ripresa e resilienza, missione 5, coesione sociale 2.2, che vuol dire andare a lavorare sui territori dove, in base alla lettura che è stata data dall'Istat degli indici di vulnerabilità socio-economica, vengono veicolati una serie di interventi che ruotano sulle, quindi che si incentrano sulle biblioteche fisiche, sugli spazi delle biblioteche, sui servizi delle biblioteche, su tutto quello che sta intorno alle biblioteche. Piano integrato urbano, potenziamento anche dei nostri servizi di biblioteca mobile, quindi con due nuovi bibliobus rispetto a quello attualmente utilizzato. Ripeto, a monte di tutto questo una visione integrata del ruolo della biblioteca, che non vede più, come spesso anche si è descritto, il ruolo delle biblioteche pubbliche come le nostre, che hanno anche un'anima di conservazione, un'anima storica, ma vedere tutto questo come su un asse, no, diacronico e sincronico contemporaneamente, che interpreta la biblioteca come un servizio integrato, unitario, a partire anche da un'interpretazione di questo tipo delle proprie collezioni. Dall'altro invece il piano nazionale complementare, che è direttamente gestito dal Ministero della Cultura e che si incentra su un progetto molto articolato che non comprende soltanto la realizzazione della nuova biblioteca civica centrale, ma anche la rifunzionalizzazione del Teatro Nuovo, che è questo edificio qui che vedete, questo sempre Ettore Sozzas, del parco fluviale, qui del parco del Valentino, e del borgo medievale, che è collocato qui dietro. Mi faccio
non entro nel merito del piano integrato urbano. Chiaramente il piano integrato urbano, oltre a potenziare i servizi di biblioteca mobile, ci permetterà di reinterpretare gli spazi delle biblioteche territoriali del nostro territorio. Vuol dire reinterpretarli in una chiave dove anche il rinnovamento dell'infrastruttura digitale, che vedrà collocate in tutte le nostre biblioteche a partire dal mese, io credo, di marzo, postazioni di autoprestito in tutte le biblioteche, in modo tale da liberare risorse, impegni, fatiche del personale nella gestione di operazioni ripetitive legate alla circolazione libraria, per poter lavorare in modo più efficace sul territorio, con le comunità, con le persone, svolgendo anche quello straordinario ruolo di mediazione che le biblioteche svolgono rispetto al loro patrimonio di collezioni fisiche e di collezioni virtuali, anche di rapporto ovviamente con tutte le risorse messe a disposizione dalla rete. Quindi interpretando davvero in una chiave rinnovata anche gli indirizzi dati dall'UNESCO e dall'IFLA nel luglio del 2022 con il nuovo manifesto IFLA UNESCO sulle biblioteche pubbliche. Avremo una nuova biblioteca civica in un quartiere che in una circoscrizione che in questo momento ha una sola piccola biblioteca, che è la circoscrizione 5, è questa grande struttura che vedete un edificio semilavorato che verrà completamente recuperato e completato, e sarà una struttura di circa 3.000 metri quadri tra spazi, ci sarà un grande cortile, uno spazio dedicato a una caffetteria, uno spazio dedicato alle associazioni, uno spazio dedicato alla biblioteca. Perché insisto su questo tema? Perché credo che il tema che stiamo affrontando oggi sia fortemente correlato anche al ritardo che il nostro Paese misura rispetto allo sviluppo sul territorio delle biblioteche pubbliche come primo punto di accesso alla conoscenza per tutti. Considerate che questo è un paese dove una famiglia su 10 non ha libri, non mette a disposizione libri per i propri figli a casa, quindi pensate che potenziale di ruolo e di funzione le biblioteche pubbliche possono avere. Infatti ritorno al tema della mappa, perché ovviamente i paesi angloamericani, di cultura anglosassone, angloamericana non è una definizione corretta, però che partono da una visione della conoscenza, no? Aperta, veniva ricordato, no? Anche il tema del fair use, cioè di un'interpretazione del diritto completamente differente dalla nostra. Considerate che in Europa c'è il diritto di prestito, cioè è stato sancito, no? Il principio per cui l'editore può subire un danno dal fatto che le biblioteche mettono a disposizione i libri in prestito. Il diritto di prestito nasce da questo principio. Quindi c'è un'idea che il prestito incida sulla dimensione dei cosiddetti diritti economici, da quelli che si chiamavano appunto diritti economici. Questo è un elemento, quindi pensate, io credo che uno dei motivi del ritardo del nostro paese sia proprio legato alla scarsa conoscenza del ruolo delle biblioteche pubbliche e alla scarsa distribuzione delle biblioteche pubbliche sul nostro territorio nazionale. Finalmente i dati Istat questo lo dicono, quindi questo è un elemento su cui lavorare insieme. Vado velocemente a farvi vedere solo alcune biblioteche, alcune immagini della nuova biblioteca, e approfitto per ringraziare lo straordinario rapporto di convenzionamento che abbiamo messo in campo con l'Università degli Studi di Torino. L'Università degli Studi di Torino, con il Dipartimento di Studi Storici e il nostro asse di sviluppo strategico di ricerca applicata alla nuova Biblioteca Civica Centrale, partendo proprio anche dalla Biblioteca Civica Centrale attuale, dalle sue collezioni e dei suoi servizi, e quindi noi siamo accompagnati sia da alcune ricercatrici, una è presente in sala, è la dottoressa Marras, un'altra la dottoressa Sara Di Notola, sta per arrivare o appena arrivato un nuovo ricercatore che si occuperà proprio di sviluppare in chiave narrativa i nostri contenuti digitalizzati. E stiamo avviando, con un finanziamento di Compagnia di San Paolo, un importante asse ulteriore di ricerca e di spinta
per un lavoro integrato che adesso non vi posso descrivere, ma insomma produrrà anche una modellizzazione in BIM della biblioteca, con una visualizzazione non solo degli spazi ma anche dei servizi a partire dal modello BIM, quindi dal modello architettonico, che oggi non vedete. Oggi vedete delle immagini piatte, dei rendering, ma come dire, dietro c'è un lavoro grosso di progettazione che sviluppiamo, stiamo sviluppando dall'anno scorso con le ricercatrici dell'università che ho citato prima, e da quest'anno, adesso abbiamo fatto una prima riunione da gennaio con questo gruppo di borsisti, quindi di ulteriori ricercatori, con un mandato specifico da parte della città condiviso sul progetto dell'università, proprio per arrivare a una visione integrata che metta dentro al BIM tutto. La nuova biblioteca civica centrale quindi si sviluppa, reinterpreta lo spazio di tre padiglioni: il padiglione SOZAS 2B, che è questo che vedete qui sotto, che è un padiglione che si sviluppa su due piani per un totale di circa 3.000 metri quadri. Al piano terra ci saranno servizi a bassa definizione al centro, quindi nella parte di ingresso, quindi con un primo punto accoglienza informativo che potrà diciamo interpretare anche nuove funzioni oltre a quelle di prima accoglienza proprie delle biblioteche pubbliche, uno spazio caffetteria e bookshop a sinistra, un grande spazio conferenze a destra. Sopra ci saranno invece, saranno collocati gli uffici del sistema bibliotecario urbano. Andiamo a vedere un attimo, questo è un rendering non definitivo, non è l'allestimento definitivo, perché in realtà questo grande spazio che abbiamo ridenominato come il SOZAS è stato ridenominato il portico, questa è la grande galleria del sapere che vuole anche richiamare la grande galleria di Carlo Emanuele I che collegava Palazzo Reale a Palazzo Madama, ed era una grande galleria che interpretava per l'epoca in modo innovativo il ruolo del museo e della biblioteca. Quindi questa sarà una grande passeggiata, immaginatevela come un grande corridoio che si sviluppa intorno a queste teche, che sono collocate sotto le grandi terrazze, sono due terrazze di circa 2.000 metri quadri l'uno. Le teche sono teche imparare a fare, sono 13 da un lato e 13 dall'altro, sono stanze grandi circa 50 metri quadri, vetrate, dove verranno collocate funzioni di formative, di studio individuali, di studio collettivo, di laboratorio, spazi seminariali, fortemente però correlate, quindi ospiteranno anche le nostre collezioni, con la grande galleria del sapere. Questa galleria si svilupperà con circa, saranno a disposizione del pubblico tra i 100 e i 150.000 documenti, probabilmente cominceremo con una dotazione di 100.000 e poi con una implementazione possibile fino a 150.000. Qui saranno collocate le collezioni di saggistica aggregate per aree tematiche, quindi con scaffali alti 150, insomma un metro e mezzo, per favorire la massima accessibilità da parte di tutte le tipologie di pubblico alle collezioni. E quindi nella grande galleria del sapere si svilupperanno anche, con un forte orientamento alla fruizione informale dei contenuti e quindi anche dello spazio, collezioni che sono, come dicevo, in relazione con le collezioni anche collocate sotto le teche, quindi sotto le due gallerie, le teche imparare a fare. Nell'abside troverà spazio, adesso qui ci sono un po' di, vi faccio solo vedere questa immagine, perché questa vi fa vedere come si sviluppa la biblioteca sui tre livelli, il SOZAS, il Nervi, lo spazio ipogeo che avete visto nell'ingresso del Nervi, con questa grande galleria, di nuovo passeggiata verde, che collega i due accessi della biblioteca, uno da Corso Massimo d'Azeglio, c'è una sfasatura tra l'ingresso di Corso Massimo e l'ingresso dal Valentino, che è collocato, quindi ci saranno due ingressi, che è collocato invece all'altezza del secondo padiglione Nervi, che è questo, un padiglione che
anche questo parzialmente vetrato, dove troveranno posto le nostre collezioni storiche e il deposito con armadi compatti delle collezioni della Biblioteca Civica Centrale, meno movimentate. In questo spazio, ecco, voglio anche diciamo chiarire bene che l'asse della digitalizzazione sarà un asse che non correrà solo nello spazio, scusate, non so quell'immagine, devo solo ritrovarla, no, ci arrivo, dov'era? Poi torniamo ai rendering. Perché non me la trova? Sono andata troppo veloce. Come vedete, quindi le collezioni storiche, in realtà fisiche, saranno collocate nel padiglione Nervi 4, ma innerveranno attraverso un progetto digitale che abbiamo finito di elaborare in fase preliminare a dicembre e che quindi guiderà le azioni successive di quest'anno, che saranno una messa a sistema, una messa a terra delle azioni e quindi delle linee di sviluppo del progetto digitale della nuova biblioteca. Il digitale innerverà tutta la biblioteca, quindi il tema anche del racconto, che dei processi di definizione dell'identità della città di Torino anche attraverso le collezioni della Biblioteca Civica avverrà dentro tutta la biblioteca, quindi non soltanto nello spazio dedicato alle collezioni storiche, anche attraverso tutta una serie di articolazioni espositive digitali che di nuovo coinvolgeranno le famose teche sotto le gallerie. Lo spazio Ipogeo invece è uno spazio che è questo, che vedete, sono laboratori di produzione di contenuti creativi, sono 7 laboratori, uno di questi sarà uno spazio sarà dedicato anche al racconto delle nostre collezioni della città attraverso la realtà aumentata e quindi spazio, uno spazio immersivo, sono 7 laboratori. Questi laboratori saranno, la programmazione sarà costruita insieme alla città, perché dentro il piano integrato urbano ci sono 37 azioni, una di queste è l'azione giovani e quindi noi contiamo attraverso la rete dei centri anche di protagonismo giovanile di lavorare con loro anche per la costruzione del palinsesto comune. Quindi, come dire, una biblioteca che è uno spazio, un progetto dinamico aperto alla cittadinanza e che quindi trova in queste due linee, no, di lavoro una sintesi perfetta all'interno degli spazi della nuova Biblioteca Civica Centrale. Vado a farvi vedere dei rendering. Vedete, questo qui si vede bene come si svilupperanno, no, si svilupperà questo percorso a galleria nel Grande Nervi. Questa è una prima visualizzazione in pianta di come saranno collocate le aree tematiche all'interno del Nervi. L'area dei bambini 0-3 fino a 6-10 anni, adesso stiamo ancora decidendo come costruire questa parte, si apre però su la zona che sta davanti all'abside di questa grande basilica laica, che è il padiglione Nervi appunto, con collezioni contemporanee che racconteranno la contemporaneità trovando come linea linea guida i 17 obiettivi di sviluppo sostenibile dell'ONU. Questo è un rendering appunto del portico, della zona caffetteria bookshop. Questo è di nuovo il rendering della Galleria del Sapere. Questo è lo spazio dei piccoli, quindi dei piccolissimi, che è in questa zona vetrata che dà direttamente sul parco e sulla terrazza che si affaccia sul parco. Queste sono le terrazze, saranno le vie praticamente ridenominate la via delle storie, perché saranno dedicate alla narrativa contemporanea, alla musica e al cinema e ai ragazzi più grandi, e si sviluppano proprio come due grandi
sono molto grandi, sono ognuno a misura circa 2000 metri quadri, sono camminamenti che si aprono direttamente sul Nervi, affacciano direttamente sul Nervi. Questo è lo spazio degli uffici che dà in un giardino che si collega poi direttamente con una grande vetrata al Nervi. Questo è lo spazio ipogeo di cui vi parlavo prima, a sinistra con i laboratori di produzione creativa e a destra il magazzino con le scaffalature compatte, questo spazio misura da solo quasi 2000 metri quadri e quindi qui troveranno posto sia i servizi di digitalizzazione dei nostri documenti storici che anche tutta la parte che riguarda le nostre collezioni storiche. Arrivo brevemente, questi sono i laboratori, a farvi vedere le ultime due immagini, poi aggiungo qualcosa sul progetto che ha vinto il bando dello scorso anno. Qui, come vedete, è l'area lato Valentino, una vista dell'interno del Nervi e una vista dalle terrazze, quindi sono circa 20.000 metri quadri al pubblico con 700 postazioni a sedere tradizionali, 700 sedute informali e poi appunto 7 laboratori, 26 spazi dedicati appunto a mostre interattive piuttosto che a co-working, a spazi di lettura laboratori, le due terrazze, lo spazio di picco, insomma la struttura è estremamente sfidante per noi. Dico qualcosa sul bando perché tutto il progetto presentato sul bando Biblioteche e Musei di Wikimedia Italia è partito da questo progetto, proprio perché noi non lo viviamo come un progetto nuovo, è un qualcosa che sta nelle sue linee di sviluppo strategico portandoci a rivedere l'intera organizzazione sia delle nostre biblioteche pubbliche che dell'insieme del sistema bibliotecario, quindi tutte le nostre azioni di progetto, quindi di spinta innovativa, vanno proprio nella direzione di ridefinire in vista della nuova biblioteca civica centrale. In particolare, come dicevo, il progetto racconta la nascita e lo sviluppo del complesso di Torino Esposizioni, attingendo alle collezioni di documenti d'archivio e di documenti di biblioteca sia della nostra biblioteca centrale che dell'archivio storico della città come dell'archivio del Politecnico. Qui ringrazio la dottoressa Valeria Calabrese che è presente in sala, che ha curato il progetto, è la nostra figura di riferimento per tutti i progetti di valorizzazione e digitalizzazione del nostro patrimonio storico e quindi davvero un grazie, perché il progetto è stato realizzato molto bene, quindi è stata fatta un'analisi completata, un'analisi di tutti i documenti, sono state richieste tutte le autorizzazioni, adesso ci manca il pezzo più, l'ultimo pezzo e quindi speriamo di riuscire a concluderlo nei tempi che stiamo appunto ridefinendo con Wikimedia Italia e questo sarà ovviamente un tassello importante del percorso di valorizzazione delle nostre collezioni all'interno delle biblioteche civiche. Colgo l'occasione per ringraziare i relatori della prima mattinata e credo che appunto questa occasione mi rendo da subito disponibile anche per approfondire ulteriormente il rapporto che possiamo portare avanti, anche tenendo conto che questo progetto non è un progetto della città, per noi è un progetto per il paese, è una grande responsabilità che abbiamo e penso che Wikimedia Italia possa essere un partner importante da portare avanti, che ci possa accompagnare ben oltre il bando e il progetto che ho citato prima. Grazie. Grazie. Ci sono delle domande o possiamo proseguire? Non lo so, delle curiosità? Sì. Se no sì, possiamo, perdonami. Passiamo alla prossima. Grazie mille. Grazie. Allora, adesso entriamo proprio nello specifico nel tema fotografia, quindi con Paola Mongelli, fotografa e artista,
esploreremo il mondo della fotografia e l'arte di vedere. Grazie. Poche parole. Vista l'ora, l'intervento sarà di. Certo. Mi sentite? Ok, scusate. Sì, sarà più che altro di raccordo e di presentazione per il momento successivo, ecco, che è la premiazione per cui siamo qua questa mattina. Quindi. Insomma, affrontiamo un pochino brevemente l'aspetto creativo della fotografia, dopo aver ascoltato moltissime cose molto interessanti sugli aspetti diritti, libertà, ecco, quindi la fotografia, insomma, il mio ambito è l'ambito artistico della fotografia, quindi posso insomma, fare una chiacchierata su questo aspetto. Visto che quest'anno, a differenza dell'anno scorso, in cui ho fatto un omaggio a Mario Gabinio, come mi era stato insomma, richiesto, perché era uno dei protagonisti, una parte del premio dell'anno scorso, quest'anno nella libertà di poter scegliere di che cosa parlare, sempre sul tema fotografia, mi sono chiesta che cosa posso condividere, che possa essere nell'ambito di insomma, un quarto d'ora, forse anche meno magari, l'ora possa essere interessante, coinvolgente, però neanche troppo generico, superficiale. Ecco, e ho detto anche magari qualcosa che mi appassioni in questo momento di condividere, ho individuato due aspetti. Uno, ed è il motivo per questa prima foto, che è la prima fotografia della storia della fotografia, è il fatto che siamo nel 2024, e quindi la fotografia, diciamo che si avvicina ai due secoli di storia. Questa è la prima fotografia, appunto, e risale al 1826, quindi a me è risuonato questo due secoli, dico due secoli perché nel 1824 c'è già una traccia, si è riusciti a tracciare delle tracce di paesaggio su insomma, una fotografia, quindi possiamo andare un po' indietro, quindi 2024 già siamo ai due secoli di fotografia. Ci sembrano tanti, ci sembrano pochi, due secoli di vita della fotografia. A me personalmente sembrano pochi perché ha talmente tanto spazio nelle nostre vite attuali e ha dato talmente tanti capolavori, artisti, autori, che a me sembrano pochi, ecco. Questo è l'autore della fotografia di prima, che è veduta da una finestra di Grasse, per restituire al legittimo, diciamo, inventore della fotografia, che è Nice Fournies e non Daguerre, ecco, come si è attribuito erroneamente, ecco. Ecco, perché la fotografia continua e da due secoli che interessa, incanta, non ha smesso di dire e anzi cresce in popolarità, in diffusione, addirittura attualmente da insomma, rasentare un po' la compulsione, la follia di interesse, ecco. Qual è la particolarità dell'arte della fotografia rispetto alle altre arti figurative, perché poi di un'arte figurativa si tratta? Lo vediamo da queste vecchie fotografie. Io ho preparato una piccola panoramica che scorrerò dicendo qualcosa di ogni immagine. La fotografia ha la particolarità di partire dalla realtà, questa è la sua fonte, a differenza delle altre arti è legata al qui ed ora. Quindi la fotografia ha la contingenza come materia da cui partire. Cosa vuol dire? Vuol dire che il fotografo è necessariamente connesso al presente. Quindi qui lo spazio e l'ora, il tempo. Quindi sono le due dimensioni che vincolano l'arte della fotografia, lo scatto fotografico. Io, scusate, dico arte perché è proprio qualche cosa che raccoglie il mio interesse. La fotografia ha moltissimi
utilizzi e moltissime ambiti di interesse. Questa, non so se la conoscete tutti, è il primo autoritratto della storia della fotografia, del 1839, quindi in epoca di selfie mi sembra interessante insomma, condividere il primo selfie della fotografia, un fotografo americano, Cornelius, quindi siamo nel 1839, per cui fa riflettere, fa effetto questa... ecco, l'altro aspetto che vorrei legare a questa ricorrenza dei due secoli che mi trova sensibile sarà perché quest'anno io invece festeggio i 30 anni della mia fotografia, quindi forse la scelta di questi anniversari è anche dovuta a quello. Mi fa effetto, 30 anni è una breve storia rispetto ai due secoli della fotografia, però comunque... mi inserisco un pochino per la mia esperienza un po' in questo corso. L'altro aspetto da cui rifletto da un po' di tempo è che non so chi ha passato tempo sui libri di fotografia, ha studiato la storia nei suoi autori, anche delle biografie, si sarà sicuramente accorto che c'è un'altissima percentuale di fotografi che hanno superato i 90 anni di età, quindi la fotografia è longevità. Sono tantissimi davvero gli autori dall'inizio della fotografia, della sua espressione, che sono ultra novantenni appunto, intanto che alcuni sono ancora viventi, siamo ancora, mi fa effetto sapere che alcuni autori che hanno fatto la storia siano ancora viventi, ma non solo viventi, operativi e danno il meglio proprio negli anni tardivi della loro carriera, perché cominciano a sperimentare, a esprimere il meglio delle loro delle loro visioni personali. Quella che state vedendo infatti è una fotografia di Paul Strand del 1915, molto moderna per l'epoca. Paul Strand è uno dei fotografi ultra novantenni del passato. Ecco, quindi io cosa ho fatto? Ho messo insieme una serie di foto. I capolavori della fotografia sono tantissimi, ma io ho selezionato una serie di foto rendendo omaggio a questi autori viventi o meno, ultra novantenni. Ecco, quindi la mia selezione vuole essere proprio un omaggio, perché mi ha sempre stupito questa caratteristica. Quindi questo è Cartier-Bresson, uno dei fotografi francesi, l'occhio del secolo, vissuto per tutto il Novecento, fotografando tutto il mondo con il suo occhio e con la sua prontezza, il teorico dell'istante decisivo. Mi sono anche chiesta perché questa percentuale, non so se è casuale, ma non mi sembra, perché è veramente massiccia. Sono andata a fare una ricerca e sono tantissimi i nomi dei fotografi che poco prima dei 90 o dopo i 90, insomma. E io mi sono risposta così, oltre ad essere contenta di aver scelto il lavoro che ho scelto e suggerire, insomma, la fotografia allunga la vita, speriamo, è proprio questa connessione al presente. Il fatto che fotografando, e anche penso che sia per quello che dà soddisfazione fotografare, che si ama avere la macchina fotografica in mano e affrontare la realtà lasciandosi andare alle visioni. Connessi al presente allineiamo e lavorano in modo integrato gli occhi, il pensiero con le regolazioni tecniche, la ricerca dell'inquadratura, le emozioni, quindi il coinvolgimento con quello che vediamo, e la memoria, insomma il corpo, perché comunque bisogna stare attenti a muoversi, a non perdere di vista nulla. Quindi lavoriamo per una volta, visto che siamo sempre un po' persi, la testa di qua, il corpo di là e il cuore da un'altra parte, la fotografia aiuta a centrarsi. Questo è un po', non so se è una mia fantasia, ma da fotografa e da teorica anche, parlo molto di fotografia agli studenti, insomma, riflettendo sono arrivata a questa teoria, ve la metto lì proprio così solo come punto di vista personale. E quindi, ecco, invece la domanda, visto che siamo qua
Io anche in qualità di giurata di questo, una dei giurati di questo premio fotografico, e ci si può chiedere la fotografia, cosa fa di una fotografia una grande fotografia, una fotografia che si ricorda nei secoli, una fotografia comunque che ci ferma il nostro sguardo, che ci coinvolge. Questa è una fotografia di Mimmo Iodice, ecco. Non vi sto a ripetere che tutti i fotografi, autori di queste fotografie, sono viventi, come nel caso di Iodice, una mostra a Torino attuale, o meno comunque oltre i 90 o comunque giù di lì. Ecco, stavo dicendo, la domanda è cosa fa la differenza tra una fotografia e tante fotografie che invece non catturano la nostra attenzione. Un girato vede migliaia di fotografie e le fotografie che saltano all'occhio però hanno certe caratteristiche. Quali sono? Oltre al di là del mi piace o non mi piace, di mio gusto, però sicuramente ci sono degli aspetti e la storia della fotografia ce lo mostra, ce lo dice, che sono qualità indiscusse. Infatti i giurati hanno i loro gusti, ma poi su alcune foto, e quello è il metodo poi della selezione, alcune foto indubbiamente raccolgono più approvazione. Quindi sempre Mimmo Iodice questo. Ecco, andando per esclusione, a mio parere, comunque non è il soggetto, non è quello che si fotografa che fa la differenza. Il contenuto di una fotografia non è il suo soggetto. Sembra paradossale, ma di fatto non lo è. Il contenuto è tutta la fotografia. Il contenuto è il fotografo. Quindi, come in ogni opera, in ogni espressione, il contenuto va al di là, va ben al di là di ciò che si vede, del soggetto scelto. Non è la perfezione tecnica, non è l'effetto speciale, non è la risoluzione, grande equivoco, la nitidezza estrema, l'attrezzatura appunto super professionale, o meglio, quelle cose possono aiutare certo tipo di fotografie, ma non bastano, ecco. Quindi che cos'è che fa la differenza? Andiamo avanti un po', ecco, questa è una foto di Elio Tervit, un altro fotografo scomparso da poco, oltre i 90 anni. Ad esempio, in queste immagini che abbiamo visto, l'aspetto della luce è indubbiamente il primo che possiamo citare, la fotografia lo dice la parola stessa, la scrittura della luce, quindi sicuramente l'aspetto della luce è una grande qualità della fotografia, ma non è solo questo, ecco. Un altro Elio Tervit, ecco, nelle sue corde proprio l'ironia e la capacità di cogliere queste situazioni sul vivo. Vado avanti perché sono diverse le fotografie, tanto dirò sparpagliate le cose in base alle foto che vi mostro. Questa è una foto di Frank Horvat, fotografo italiano di origine croazia, mancato anche lui da poco. Sicuramente gli aspetti che ho citato prima dello spazio e del tempo valgono proprio per le belle fotografie. La relazione che il fotografo stabilisce con lo spazio e il tempo più è personale, più è viva, più la fotografia trasmetterà a chi la osserva quel coinvolgimento, quella freschezza, quella esperienza che ha avuto il fotografo mentre scattava la foto. Spazio e tempo cosa vuol dire? Appunto, spazio qui, tempo ora, per cui lo spazio, come vediamo anche in questa foto, riguarda sia il punto di vista, cioè proprio la posizione del fotografo rispetto alla realtà che fotografa. Quindi le fotografie che mostrano, come questa sempre di Frank Horvat, in modo molto personale, il fotografo, la realtà è lì per tutti, sotto gli occhi di tutti, ma i fotografi, giocando sulla relazione con lo spazio, con l'ottica, punto di vista, la composizione, ecco, tutti aspetti spaziali, la sfocatura o meno, riescono a restituirne degli aspetti inediti e molto originali. Questo è Willy Roni, un fotografo francese. Sempre l'aspetto della luce, sicuramente la raffinatezza dell'insieme, Place de la Concorde,
sempre Roni con la, insomma, una foto più intima, quindi proprio la poesia, la fotografia spesso si avvicina alla poesia nel raccontare anche il quotidiano, nel raccontare comunque degli aspetti anche ordinari ma isolati e portati all'attenzione. C'è anche una cosa interessante a proposito di sguardi personali, ci sono anche degli sguardi nazionali, nel senso che i fotografi a seconda delle aree geografiche di appartenenza, delle scuole fotografiche, scuole di, cioè proprio culturali, indole, temperamenti di alcune aree, la scuola francese e la scuola americana non sono la stessa cosa, ecco. Poi ogni fotografo si distingue dagli altri, ma possiamo rintracciare ad esempio nella fotografia prima francese un certo gusto più intimista, più poetico. Nella fotografia americana invece c'è più asciuttezza, più gusto per l'aspetto sociale. Questa è una fotografia di Saul Leiter, fotografo americano, anche questa, ecco. Quindi la capacità di cogliere proprio il momento e di però che momento, dove tutto sembra in posa, sembra un'orchestrazione. Questi sono i miracoli di alcuni fotografi che sanno davvero creare delle foto che sembrano dei quadri dove ogni cosa è stata collocata nel posto desiderato. Incastri e composizioni, sempre Saul Leiter, e maestria nell'uso del colore. Ecco, continuando sugli aspetti peculiari della fotografia, proprio sugli aspetti con cui si costruisce una fotografia a partire dal reale, anche gli aspetti della percezione. Quindi al di là della luce, anche il colore, l'aspetto tattile della fotografia, quindi la texture, la capacità di costruire, come qua Franco Fontana, andiamo in qualche fotografo italiano ancora attivissimo, con questo gusto per le geometrie, a prescindere dai soggetti, quindi asfalto, strada o edifici, colore e geometria, queste sono le caratteristiche, le punti forti della fotografia di Franco Fontana. Qui abbiamo una fotografia di Mario Cresci. Ah no, scusatemi, questa è sempre di Franco Fontana, ne ho tenute tre. La capacità di creare relazione in base a ciò che si ha sotto gli occhi, quindi non perdere occasioni per creare paradossi visivi o rimandi, corrispondenze, relazioni. Qui siamo in area ungherese e André Kertész, di cui c'è una è stata una mostra a camera di recente. Anche qua la capacità di vedere e scattare e raccontare qualcosa che accade in quell'istante, che viene proprio costruito dalle associazioni mentali del fotografo. Punti di vista dall'alto, sempre di Kertész. Ecco qua, siamo di nuovo in ambito italiano con Letizia Battaglia, un'altra grandissima fotografa scomparsa di recente, anche lei quasi novantenne, con un ritratto della Maria di Schifani. Quindi lei, il suo soggetto era la Palermo, soprattutto della fatti mafiosi, della vita comunque difficile, violenta, e del suo territorio. Questa è una fotografia di Augusto Cantamessa, che è un fotografo forse il più vicino nell'area piemontese, mancato anche lui qualche anno fa, di Pinerolo, un fotografo pinerolese, con questa bellissima immagine che ci mostra come non si dà mai per scontato nella visione personale cosa mettere a fuoco, cosa meno. Ecco, a volte lo spiazzamento crea maggiore interesse e poesia. E Lisetta Carmi, altra fotografa italiana da poco scomparsa, sempre lei. E qui arriviamo a Mario Cresci, ancora attivo e con immagini a colore in bianco e nero. Ecco, questo è sempre di Mario Cresci e ci fa vedere più che altro l'aspetto del movimento, quindi del tempo. Il tempo sospeso è il tempo che nella fotografia può essere raccolto in uno scatto e mostrato come gli occhi non sono capaci di vedere. Quindi la fotografia ci dà visioni che al nostro occhio non sarebbero possibili. Quindi questo mosso, il raccogliere con tempo lungo,
il passaggio del tempo, lo scorrere del tempo. Fotografo americano, ancora vivente, uno dei pilastri della fotografia, Duane Michals, anche lui con questo tema della sospensione, delle sovrapposizioni, del tempo, del fantasmatico. Qui ci mostra Magritte con sua moglie in uno scatto dove non si capisce bene cosa sia, se sia reale, se invece. Quindi la fotografia con i suoi possibilità tecniche può veramente concedere, se si usa in modo personale, lo sguardo, delle visioni veramente inedite. Il movimento, la dinamicità nelle foto di Lartigue, fotografo francese, curioso, nella sua biografia ha fatto la prima mostra Lartigue a 80 anni al MoMA di New York, quindi fotografava però dall'età di 6 anni per se stesso, scrivendo diari fotografici, quindi il tema di Lartigue che gli è caro da queste due fotografie si evince è proprio il movimento, il dinamismo della vita colto nelle sue immagini più tangibili. E qualche fotografo giapponese, ecco, per vedere proprio la pasta particolare che a seconda dell'origine i fotografi hanno. Queste sono fotografie di Daido Moriyama, vivente, sempre graffianti. Le fotografie dei giapponesi hanno questa caratteristica del forte contrasto, del azzardo, estremizzazione, immagini prese da molto vicino, immagini un po' è molto interessante, molto sperimentale la fotografia giapponese, ecco, questa l'estremo dettaglio che ci porta quasi a sentire tattilmente l'aspetto superficie della fotografia quando c'è una messa a fuoco da vicino, le superfici, le texture vengono fuori, sembra proprio di toccarle con gli occhi. Questa è un'altra delle qualità della fotografia. Ecco, il fotografo giapponese forse più famoso, Nobuyoshi Araki, famoso più per le sue nudi femminili, queste donne legate con delle corde, ma nel suo repertorio ci sono immagini meravigliose, tra cui fiori fotografati in modo molto particolare. Oppure, sempre sua, fotografia, cioè partire proprio dal suo quotidiano, il suo gatto, che ha fotografato in tutte le salse, e sempre comunque nel suo stile. Altro fotografo che è uno pilastro della storia della fotografia, ho scoperto, non sapevo che è ancora vivente, Eiko Osoe, con delle immagini che hanno fatto storia, quindi vedete il contrasto forte, questi tagli molto quasi verso l'astrazione, e queste invenzioni luminose di manipolazioni delle luci per creare quasi una forma di occhio. Quindi invenzione, questa è sempre sua, e originalità. Altro giapponese, questo ha fatto un'eccezione a solo 75 anni, Hiroshi Sugimoto, tutti gli altri sono molto più anziani. Ecco, lui uno dei fotografi più sperimentali, addirittura ho visto che recentemente lo sperimentalismo lo ha portato a fare delle ricerche proprio sull'elettricità statica, quindi fotografare proprio questi fenomeni fisici, queste manifestazioni della luce. Siamo di nuovo in Italia con Nino Migliori, mi pare scomparso da poco anche lui, che a 80-90 anni ha fatto i lavori più sperimentali, quindi non ha mai smesso di ricercare, di in camera oscura, cioè di fare di tutto in modo sempre più interessante. Un grande sperimentatore invece storico è Man Ray, conosciamo credo tutti, artista dadaista, surrealista, grandissimo fotografo, ritrattista, inventore dei rayogram, di cui questo è un esempio, della solarizzazione, di tante tecniche che ci sono state portate fino qua. E si pensa, Man Ray è mancato negli anni 70, quindi l'ho mancato di poco, quindi... ecco, le ultimissime immagini,
un fotografo francese mancato da pochissimo. Lui ha iniziato a fotografare a oltre 70 anni, dopo la pensione non faceva fotografie ed è diventato famoso con uno stile molto magrittiano, costruendo i suoi scatti proprio in modo come delle installazioni. Sono sempre lui e la moglie. I temi sono proprio quelli della vita di coppia, sono metafisici, sono molto personali, riflessioni sulla condizione umana. L'americano Friedlander, altro pilastro storico ancora vivente, artista dei riflessi, ombre e riflessi, che è un altro tema fotografico molto interessante. Il dinamismo della vita americana si vede nella fotografia americana. Questo è Meyerowitz, anche lui ancora vivente, nelle due versioni con il colore. Ci sono fotografi che sentono di più il colore e si esprimono più che altro con la forza dei cromatismi. E concludiamo con un paio di foto di Robert Frank, perché anche lui, fotografo americano tra i massimi, mancato qualche anno fa, famoso per questo lavoro sulla vita americana, sugli americani. E questa è una sua foto e volevo creare una corrispondenza con la prima veduta dalla finestra di Grasse. E quest'ultima l'ho messa perché forse il fotografo famoso che è mancato più di recente, che è Larry Fink, che è anche stato un educatore, un docente di fotografia molto importante che ha fatto scuola. E qui vi lascio con alcuni suoi consigli ai fotografi. Ha teorizzato principalmente quattro virtù per essere un buon fotografo. Una è l'onestà, quindi essere onesti sempre, lui dice, con se stessi e con la realtà che sia sotto gli occhi, quindi non tradire troppo la realtà né il proprio sentire e il messaggio che si vuole comunicare. Essere curiosi, curiosissimi di tutto, in modo da poter andare dietro alla superficie in modo da poter rappresentare davvero la realtà, non fermarsi ai primi sguardi, quindi essere molto curiosi. Poi l'immaginazione, un fotografo deve essere dotato di immaginazione libera, deve poter trasfigurare la realtà, che non vuol dire non essere onesti, ma vuol dire lasciarsi andare alla propria visione della realtà. E poi essere appassionati non solo della fotografia, ma proprio appassionati della vita, dell'umano, e penso che siano quattro virtù che esulano comunque dalla pratica della fotografia. Ecco. E vi lascio alle fotografie. Grazie. Grazie mille per queste pillole di fotografia. Ci sono delle domande prima di andare avanti, altrimenti passiamo al momento tanto atteso, quindi la premiazione. Passerei la parola a Eleonora Pantò, coordinatrice regionale per la Valle d'Aosta, e Elisabetta Tarasco. Che ho dimenticato di aggiungere che sei coordinatore regionale del Piemonte del 2024. Prossimamente. Mi sono svegliata. Prossimamente, però. Allora, iniziamo, andiamo un po' velocemente, così arriviamo al primo classificato e a dare tutti i premi. Sono state create ovviamente delle motivazioni per i premi e per le fotografie che vengono esposte. Cerco di andare velocemente, ma dandovi tutti i dettagli. Iniziamo con il concorso Piemonte Valle d'Aosta. L'immagine che vedete è la sesta classificata Forte di Bardo di Stefano Menegon, che non è presente. La motivazione è per la capacità di portarci verso la profondità delle cose, scalino dopo scalino, in un illuminato percorso di discesa. Vince un abbonamento Torino Musei Valle d'Aosta, che è stato tra l'altro donato dall'Associazione Torino Musei. Tutti i premiati avranno anche il catalogo, chiamiamolo catalogo, ma è il volume dei primi 10 anni di Vicky Love's Monument, che eventualmente potete vedere qui e anche fuori da questa sala. Successivamente, scusami, va. Allora, quinto classificato è la collegiata di Sant'Orso, Crocifisso, Ingresso Altare di
Zing Photo, non abbiamo il nome dell'autore, ma insomma sappiamo che tutti gli autori possono essere rintracciati attraverso il loro nickname. La motivazione è per il pathos e la monumentalità della scena, la cui drammaticità è percepibile nei nostri cuori, oltre che negli occhi. Anche a questo autore viene attribuito un abbonamento Torino Musei. Quarto classificato, grazie, no figurati, il quarto classificato è Santa Maria al Monte dei Cappuccini di Giustina Wind, anche lei non è presente. La motivazione è per aver immortalato le maestose bianche vette che spiccano sullo sfondo abbracciando l'edificio scaldato dalla luce. Vince anche lei un abbonamento Torino Musei Valle d'Aosta. Arriviamo poi alle persone effettivamente presenti, non tutte, ma insomma in questo caso è presente. Scusami. Ok. Il terzo classificato è il Santuario del Vallinotto di Domenico Janaro, che dovrebbe essere qui da qualche parte, grazie, a cui va un abbonamento Torino Musei. Qui ha tutti i dati per poter attivare entro. La motivazione è per averci restituito la perfezione delle forme geometriche di questa architettura divina piena di luce. Grazie. Voilà. Ok. Il secondo classificato. Mettiti lì davanti. Sì, c'è più. Ok. Però hai lo zaino. Ah, ok, scusami. Un po' di organizzazione in corso d'opera. Al secondo classificato, che è la chiesa di San Martino di Antagnò, spero di dirlo giusto perché non interno, di Luca Nicoletti, che dovrebbe essere qui da qualche parte. It's not here. Anyway, andiamo avanti. Per la capacità di gestire gli opposti, luce o ombre, dando enfasi ai raggi luminosi con un'apparizione sacra, come in un'apparizione sacra, vince uno zaino per attrezzatura fotografica. Gli verrà recapitato in qualche modo, non vi preoccupate. Il primo classificato è la chiesa del Santo Volto di Andrea Lescio, che spero che sia qua. Foto molto 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 apprezzata. La motivazione è per l'attenzione ai dettagli e il gioco di specchi che ci porta in un mondo sottosopra, come in un'Alice nel paese delle meraviglie urbana. E vince un cavalletto, ovviamente oltre al grande catalogone. Grazie mille per la foto, veramente stupenda. Allora, passiamo al concorso biblioteche, che ha un quarto classificato in Alessa Congia, che non so se c'è, anyway, il mausoleo della Bella Rosina. Ah, sorry, scusi. Che vince un abbonamento Torino Musei, il catalogo. La motivazione è per aver immortalato interno ed esterno, buio e luce, un percorso guidato dagli scaffali dei libri che porta una finestra sul mondo. Bella. Abbiamo poi un terzo classificato, che tra l'altro è uno scatto di questa biblioteca, Biblioteca Civica Multimediale Archimede di Elisa Citrialli. Anche lei ha un abbonamento Torino Musei per aver aperto le pagine di un libro costruito con pagine reali e i loro riflessi. Poi abbiamo un secondo classificato, mi sembra non presente, che vince uno zaino per attrezzatura fotografica, la cui motivazione è per aver colto la ricchezza e la bellezza di un luogo che custodisce un tesoro. Non ce l'ho presente, è quella di Cosale, vero? E lui non c'è. Biblioteca del seminario di Casale Monferrato. E primo classificato è di nuovo uno scatto di Elisa Citrialli della Biblioteca Multimediale Archimede, dove siamo. Vince un cavalletto. Per aver posto al centro i libri che si affacciano e specchiano e mostrarci ciò che li circonda.
In questo concorso fotografico abbiamo anche deciso di attribuire 3 menzioni speciali per vedute d'insieme, perché molte sono state le immagini che appunto avevano in qualche modo un interesse per fotografi e per amanti della fotografia in genere. Sono ovviamente non a classifica, ma sono delle menzioni speciali. Ve le racconto mentre Elena le fa andare. L'oratorio di Sant'Antonio Abate Vaceno di Francesco Schiraldi, che non è presente, mi sembra. Ok. Per aver immortalato le luci dell'abitato che si distinguono in una culla di prato verde. Poi il secondo classificato, il castello di Grinzone Cavour di Elio Pallard, per aver fatto emergere tra le colline innevate, i filari, i spogli, la bellezza dell'antico castello. Per queste 3 menzioni abbiamo immaginato una stampa in fine art, che ovviamente risalta la qualità della fotografia. E al primo classificato, ma lasciamo un attimo di... Ok, al primo classificato, Cogne d'inverno di Elisabetta Castellano. Ok. Per averci regalato un paesaggio da sogno riscaldato dalle luci che brillano tra la soffice neve. Ah, ok. Rifacciamo. Al primo classificato, Cogne d'inverno, Elisabetta Castellano, per averci regalato un paesaggio da sogno riscaldato dalle luci che brillano tra la soffice neve. Grazie a voi. Credo che abbiamo... Ah, scusate, c'è ancora una consegna da parte di Stefano Del Bo. Ah, lascio a te la parola. Vuoi questo mi... Io nel frattempo allora ringrazio la giuria che si è occupata della selezione delle foto che prima ho dimenticato di citare, quindi Maura Cucchiosano, architetto esperta di valorizzazione territoriale che oggi non è presente, Paola Mongelli, fotografa e artista che abbiamo ascoltato prima, Elisabetta Tarasco, bibliotecaria che abbiamo appena visto, e Luca Prestia, fotografo e pubblicista che oggi non c'è. Ripasso la parola o... Allora continuo con i ringraziamenti. Consegniamo il premio al quinto classificato per il concorso nazionale per la categoria degli edifici religiosi, e quindi il premio vero e proprio credo che sia già stato spedito, mentre qui c'è la targa commemorativa. Niente, mi si è spento il telefono nel momento più giusto. Chiamo Monica Randoni. Rondoni. Ce l'abbiamo fatta. Volevate far vedere forse la foto? Ok, nel frattempo, quindi prima di brindare magari insieme, volevo cogliere di nuovo l'occasione per ringraziare chi ci ha accolto qui oggi, tutti coloro che oggi sono intervenuti e ci mandano a casa con un bagaglio arricchito di conoscenza, e soprattutto gli organizzatori che hanno permesso insomma di svolgere questa mattinata molto live. Quindi ringrazio Oriana che è scappata di là, ma io la ringrazio lo stesso, Oriana Bozzarelli, quindi coordinatore delle istituzioni culturali per Wikimedia, Elena Marangoni ovviamente, Elisabetta Tarasco e Eleonora Pantò. Grazie a tutti per essere stati qui.
Stefano Del Bo, che ovviamente non ho mai citato, ma grazie per essere qui oggi con noi. Adesso fuori c'è un piccolo aperitivo, un rinfresco, e ricordo anche l'ultima cosa, giuro, ci sarà la mostra in questa biblioteca fino al giorno 2 febbraio con le foto vincitrici nelle ultime due edizioni, e insomma è un'occasione per guardare con occhi diversi magari posti nascosti del nostro territorio. Quindi